momenti presenti. Buonasera. Buonasera anche al pubblico presente. La parola al segretario per l'appello. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Bennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Demolana assente. Vavassori, presente. 20 presenti. 20 a questo punto. Quindi assenti 5. Giusto? Sì, Sì. allora, consiglieri presenti 20, assenti 5. Dichiaro valida la seduta del Consiglio Comunale. Prima di procedere con l'inno volevo comunicare che la consigliera Pennasi è assente giustificata e anche l'assessora Montrasio purtroppo è ammalata. Iniziamo con l'inno, prego, ascoltiamo l'inno nazionale. Si servono il tre scrutatori, due della maggioranza e uno della minoranza, Vavassori e Romaniello e Cremonesi. Quindi dobbiamo. Allora, diamo inizio ai lavori con le interrogazioni che hanno avuto risposta. La prima interrogazione era della consigliera Iosa, ma, che già ha avuto risposta, ma l'assessore purtroppo, l'assessore Montrasi è assente, quindi è ammalata, e quindi nel prossimo consiglio va bene? Allora, passiamo alla seconda interrogazione presentata dal consigliere Di Stefano, relativa all'installazione di telecamere contro il degrado di Via Leopardi. La parola al consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti.
E l'interrogazione è stata preparata appunto per sensibilizzare l'amministrazione su una tecnica che ho percepito in via Leopardi al 161, ma che comunque sta emergendo in molte zone della città. Quella di apparire in determinate zone, magari far apparire la città una discarica a ciel sereno, cioè dove molti cittadini abbandonano oggetti anziché avere la cultura di portarli o chiamare il core o portarli direttamente in discarica. È chiaro comunque che ci sono determinate zone all'interno della città dove avvengono sempre questi depositi, e quello che chiedevo all'amministrazione è se c'era la possibilità, magari con l'ausilio dell'utilizzo di tecnologie, tipo delle telecamere che sono amovibili e quindi installabili solo per un determinato periodo, mettere, monitorare sotto controllo queste zone critiche, appunto per tentare di trasmettere un messaggio che può essere sicuramente un deterrente nei confronti di quei cittadini che vedono la città come una discarica, perché stiamo parlando di queste persone che ovunque si trovano gettano qualsiasi cosa, armadi, letti, piuttosto che qualsiasi lavatrici e così via. Ripeto, le zone sono quasi sempre le stesse e ahimè via Leopardi al 161 molto spesso all'altezza di quel civico si ritrovano oggetti che dovrebbero andare in discarica. Ovviamente il core il suo lavoro lo fa. Il problema è proprio nel trasmettere un segnale a questi cittadini, e secondo me allo stato attuale l'unica soluzione percorribile può essere quella dell'utilizzo di strumenti tecnologici come deterrenti, appunto per far passare la voglia a alcuni cittadini di adottare questi metodi. Grazie. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Zucchi. Prego. Sì, buonasera. Dunque, per quanto riguarda, lei ha già ricevuto chiaramente la risposta scritta, quindi per quanto riguarda l'esposizione non corretta dei rifiuti ingombranti, sia la polizia locale sia i controllori core comunque sul territorio vigilano, controllano, e anche qualora vi fosse un'esposizione non concordata con core, nel giro di pochi giorni i rifiuti vengono rimossi. È chiaro che il fenomeno è diffuso in tutta la città, non solo in via Leopardi 161. Il discorso delle telecamere oggi non è possibile, in via Leopardi 161, primo perché non arriva una linea collegata al nostro sistema di videosorveglianza, quindi bisognerebbe installare una linea nuova e di conseguenza con costi per l'amministrazione che in questo momento non siamo in grado di sostenere. Potrebbe essere installata una telecamera wireless, vedremo in futuro se anche per queste risorse, se anche per questo tipo di strumentazione avremo le risorse. Come ripetevo, non è un fenomeno del solo Leopardi 161, è un fenomeno diffuso un po' in tutta la città, sia in edifici di edilizia pubblica, sia in edifici di edilizia privata. Quindi, ed è una mia particolare, cioè è una mia posizione, ed è che forse mettere delle telecamere solo negli edifici di edilizia comunale significherebbe mandare un messaggio che è solo la popolazione che risiede nelle case comunali che espone non concordando con core, mentre invece è un fenomeno diffuso in tutta la città. Abbiamo molti edifici privati a fianco di molti edifici privati che vengono esposti. I rifiuti ingombranti vengono esposti, quindi non mi limiterei a dire che via Leopardi 161 piuttosto che altri edifici di edilizia pubblica. Diciamo che in questi edifici, soprattutto per i nuovi residenti, siamo in accordo con il servizio qualità urbana di effettuare una nuova esposizione di volantini all'interno degli edifici per segnalare appunto qual è il numero da chiamare per concordare il ritiro degli ingombranti.
Grazie, replica il consigliere di sì. Grazie assessore. No, non, la mia non è una questione sugli edifici di residenza pubblica, anzi ci mancherebbe, anzi immagino che non siano di quei condomini le persone che lasciano tutti i rifiuti ingombranti. È un peccato purtroppo, però quello evidenzio, non poter usufruire di strumenti, e pertanto invito magari l'assessorato a sensibilizzarsi maggiormente in prospettiva futura, a fare dei tentativi magari in determinate zone per vedere poi magari a livello sperimentale se potrebbero avere dei ritorni positivi in termini di qualità urbana, quello sicuramente. Grazie. Grazie al consigliere Di Stefano. Passiamo all'interrogazione numero 3, presentata dalla consigliera Landucci, relativa alla situazione dello spazio MIT. La parola alla consigliera Landucci, prego. Avevo ricevuto un'informazione su questo dai passati gestori dello spazio MIL, che avevano lamentato una situazione di sostanziale inutilizzo del teatro e anche, come dire, una difficoltà notevole nella gestione generale, e anche dicevano di essere stati estromessi in maniera abbastanza brutale. Certo, a fine di un contratto, ma comunque c'era la possibilità di una proroga che è stata negata a priori, e oltretutto è stata negata per arrivare poi adesso quest'anno a non fare nulla. Quindi mi domando quale sia stata la ragione, no, per aver estromesso chi da anni gestiva questo spazio, per dire che non c'era nessuna ipotesi alternativa. Francamente, anche dalla risposta, non ho capito quali motivazioni ci siano sotto a questa decisione, che ha lasciato una situazione di assoluta confusione. E poi non ho capito dalla risposta, c'è scritto che è stata presentata a febbraio 2013 una richiesta di finanziamento che pare finanziata lì, ma subito sotto dice se verrà finanziata vedremo. Quindi non ho capito qual è la situazione ad oggi del rapporto tra questo progetto e immagino la Fondazione Cariplo, che dovrebbe finanziarlo. Quindi mi pare che la situazione sia una situazione di stallo, che la risposta non ha chiarito affatto. Grazie alla consigliera Landucci. Risponde l'assessora Innocenti, prego. Grazie Presidente, buonasera. Dunque, allora, comincerei col dire che lo spazio MIL è oggetto di un processo di ristrutturazione e riattivazione. E all'interno di questo progetto comincerei quindi dall'ultima cosa che ha chiesto la consigliera Landucci, e cioè la cosa che ci sta più a cuore, la presentazione del bando Cariplo. È stato finanziato lo studio di fattibilità, cioè il secondo passaggio richiesto da Cariplo quando i progetti vengono ritenuti interessanti. Il progetto si inseriva all'interno del bando Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane, e il nostro progetto si intitola Spazio MIL Carro Ponte, dalla cultura dell'industria all'industria della cultura. È una cosa, come dire, che è costata molta fatica a tutti gli uffici che hanno partecipato, e sono stati molti, quello cultura sicuramente, ma politiche giovanili, anche Archivio Sacchi, che è il nostro partner, e ovviamente Arci Milano, che è il capofila. Questo progetto è un progetto molto ambizioso, perché l'idea è quella non tanto di riattivare soltanto, direi, un teatro, quanto di sviluppare proprio un progetto culturale integrato, caratterizzato da una offerta culturale di alto livello, soprattutto polivalente, che vuol dire che in quella sala del MIL si farà anche teatro, ma si faranno molte altre cose, esposizioni museali, piuttosto che cicli di conferenze, piuttosto che filmmaker, piuttosto che incontri culturali o reading letterari. Allora, ovviamente in questa logica si è richiesta la collaborazione, il progetto ha visto la collaborazione di moltissimi soggetti presenti sul territorio, proprio per creare quelle che si chiamano, insomma, sinergie virtuose sia con soggetti culturali che con soggetti economici, e quindi riattivare anche, come dire, l'intero quartiere che gravita intorno all'area Carro Ponte, MIL Carro Ponte.
Chiaramente noi abbiamo chiesto il finanziamento a Fondazione Carico anche per riattivare lo spazio e adeguarlo sia in termini, come dire, di strutture interne, strutture di elementi strutturali, sia in termini di allestimento. Ma questo per dire che, diciamo che per quanto riguarda l'attenzione allo spazio 1000 è un'attenzione alta ed è un'attenzione che vede un progetto complessivo che riguarda quello che attualmente chiamiamo il 1000, ma riguarda l'archivio Sacchi che in quanto archivio del design è per noi un momento, come dire, un luogo di grande interesse e di promozione e di divulgazione scientifico-culturale, e ovviamente anche la parte del ristorante ha un ruolo importante in questa struttura culturale che però ha anche un aspetto enogastronomico di interesse ovviamente economico e di interesse anche di valorizzazione del tutto. A questo punto però riprendo le fila dell'interrogazione della consigliera Landucci. Allora, è vero che dal 2006 all'interno dello spazio denominato Museo dell'Industria del Lavoro era stata aggiudicata con bando la gestione, la concessione in uso alla compagnia Testabile del Teatro Fio Drammati CTF per la realizzazione di un progetto culturale che avrebbe avuto durata di 5 anni, quindi con termine 25 gennaio 2012. Tra gli obblighi a carico di questa concessionaria era prevista anche la realizzazione di un progetto di gestione dell'area ristorazione, quello che attualmente chiamiamo il ristorante Il Maglio. L'affidamento con gara scadeva quindi il 25 gennaio del 2012 e questo è stato comunicato alla cooperativa Filo Drammatici. C'è poi un termine, come dire, inserito già nel contratto di 6 mesi nel corso del quale la concessione è stata mantenuta e quindi siamo arrivati al 25 luglio 2012. A questo punto, come dire, il contratto si è rivelato scaduto, si è cercato per la stagione 2012-2013 in maniera, come dire, sperimentale, in attesa che, come dicevo, il bando carico fosse presentato e quindi il progetto culturale di ampio respiro che ho cercato di spiegare potesse trovare la sua realizzazione economica e, come dire, fattiva, si è cercato di dare vita a un anno di, come potremmo dire, di calendario teatrale con TF e con le compagnie che avevano lavorato insieme a TF. Per ragioni indipendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale, che più volte ha cercato di stipulare convenzioni con il teatro, non è stato possibile mettere in piedi questo calendario. Questa è una cosa che indubbiamente ci dispiace, ma che non è stata responsabilità assolutamente dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda l'attività di ristorazione, l'amministrazione comunale si è trovata di fronte a una situazione un po' particolare, cioè quella per cui TF Teatro aveva stipulato con i gestori del Maglio un contratto che superava di 2 anni il suo contratto con l'amministrazione comunale. Ripeto per essere più chiara, il contratto con l'amministrazione comunale di TF Teatro scadeva nel 2012, TF Teatro aveva affidato alla società Note Sapori che gestisce il ristorante Il Maglio lo stesso ristorante fino al 2014. Questo ovviamente come dire, non è stato ritenuto accettabile, quindi è stato chiesto al Teatro Fio Drammatici la restituzione dell'immobile secondo quanto scritto nelle prescrizioni contrattuali quindi anche è stato precisato che i contenuti del contratto di affitto del ramo d'azienda denominato Il Maglio non possono essere in alcun modo opposti e fatti valere nei confronti dell'amministrazione comunale. Quindi si è creata una situazione in cui, come dire, l'amministrazione comunale ha fatto valere le sue buone ragioni nei confronti di un contratto che non aveva condizioni di validità. Nel corso dei 6 mesi successivi alla scadenza naturale del contratto, nessuna ipotesi è intervenuta per dar corso a valutazioni di possibili proroghe della concessione, quindi non si è riusciti a trovare forme di, come dire, accordo che potesse portare a proroga di questa concessione e ribadisco che la buona volontà dell'amministrazione e se posso dire anche mia personale e di tutto l'ufficio cultura è stata molto elevata pur, come dire, in presenza di alcune difficoltà che ho cercato di manifestare. La gestione del ristorante Il Maglio, ad oggi in capo alla società, come dicevo, Note e Sapori,
occupa i relativi spazi al ristorante temporaneamente fino al 31 marzo 2013. Questo in forza di una determinazione dirigenziale del 25 gennaio 2013 in esecuzione di una delibera di giunta del ottobre 2012. Questo perché per far sì che sia possibile andare a una nuova procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso dell'immobile destinato a ristorazione. Cioè questa proroga di 6 mesi è stata resa necessaria dal fatto che altrimenti si sarebbe dovuto andare a una, come dire, a una chiusura dell'attività in questione, che è per la città e per l'amministrazione e per tutti i cittadini che frequentano quell'area un valore aggiunto, oltre al fatto che fa sì che quel luogo sia un luogo, come dire, visitato, vissuto e quindi che non sia oggetto di vandalizzazione e di degrado. Per quanto riguarda la richiesta di rendiconto finanziario del, come dire, di tutta la vicenda legata al MIL e alla gestione di TS Teatro, si precisa che il contratto sottoscritto tra le parti prevede agli articoli 9 e 13 gli oneri a carico del concessionario e i criteri del reparto delle spese di gestione. Ad oggi la situazione contabile è caratterizzata da un credito a favore dell'amministrazione comunale per i consumi di acqua, riscaldamento e di energia elettrica e un credito anche per gli utilizzi di acqua sanitaria, a fronte del quale il concessionario TF non ha ancora provveduto a regolarizzare la quarta posizione. A seguito di 2 note, ovviamente, mandate al settore cultura in data maggio 2012 e un sollecito in settembre 2012. A questo proposito sono in corso attualmente tutte le procedure necessarie per il recupero dei crediti pendenti. Grazie. Grazie. La parola alla consigliera Landucci, prego. Quello che mi pare di aver capito è che appunto si è riusciti a ingarbugliarsi in una maniera da cui non pare facile uscire, anche perché in ogni caso io trovo, come dire, abbastanza strano che si sia arrivati alla rottura per uno spazio teatrale di questo tipo con un soggetto sicuramente dalla grande esperienza come il Teatro dei Filodrammatici di Milano, che forse aveva le spalle abbastanza grosse da poter sperare di riuscire a gestire una cosa del genere. Ecco, mi domando perché non si è riusciti, per carità non so quanto sia, non ci siano o no responsabilità dell'amministrazione comunale, però almeno la responsabilità di essere arrivati alla rottura con un ente che certo poteva portare sul territorio un teatro di ottimo livello c'è, perché è chiaro che con i Filodrammatici si è arrivati ad una rottura pesante che oggi non si vede come possa essere sanata, perché per quanto il fatto dell'arena estiva è una cosa, ma la gestione del teatro invernale è tutta un'altra. E quindi questa volontà di lavorare esclusivamente con l'ARCI, perché questo mi pare che sia il risultato, non so quanto sia valido a livello teatrale. Non si poteva cercare una sinergia, era proprio così necessario che solo l'ARCI potesse gestire tutta questa partita. Perché da quello che ho saputo, di fatto, i Filodrammatici sono stati estromessi con l'idea che tutta la gestione di tutto il carro ponte dovesse essere data all'ARCI. Ecco, mi domando quanto saranno in grado di farlo, perché la loro esperienza di teatro chiuso invernale mi pare abbastanza bassa. Infatti, a oggi hanno chiuso. Cioè, secondo me l'ARCI non è affatto interessato a gestire questa roba d'inverno. Può essere interessato a gestire questa cosa qui d'estate, ma d'inverno dubito. Comunque praticamente è il secondo anno che questa struttura è sostanzialmente inattiva. Questo mi sembra un grosso danno per la città. Questo almeno mi sembra che non può il comune sempre chiamarsi fuori, perché è chiaro che la gestione alla fine fa capo al responsabile che è il proprietario. Se la gestione non funziona non è che il comune può dire no, io non lo sapevo, io non c'entro niente, la colpa è non si sa bene di chi, compreso il fatto di aver permesso che venisse stipulato un contratto d'affitto per il ristorante con una scadenza che superava la scadenza della concessione. Cioè, che questo come si fa? Cioè, è chiaramente una contraddizione in termini, no? Anche se in realtà è chiaro che i Filodrammatici avevano affittato il ramo d'azienda contando sui 2 anni di proroga,
perché se uno pensa ai 2 anni di proroga si arriva esattamente alla scadenza dell'affitto del ramo d'azienda. Anche lì non è che il comune si può chiamare fuori da ogni responsabilità, secondo me. Perché cioè, da ogni punto di vista tu non puoi, se cioè, come dire, che senso ha fare un contratto d'affitto per 4 anni di un locale che tu hai in mano solo per 2 anni? A me sembra che non ci sia né capo né coda, però magari mi sbaglio. Cioè, io non ho, devo dire che io forse sono la meno indicata a parlare, perché è chiaro che quello spazio è stato gestito con una programmazione dei filodrammatici, con una chiara impronta, però tra avere un'impronta anche connotata ideologicamente e non avere niente, forse è meglio avere qualcosa con un'impronta, perché la paura è che alla fine diventi uno spazio dismesso. Tranne per l'estate, quando fa da arena estiva dei centri sociali di Milano, che sarà una bella cosa per i centri sociali, ma dubito che questo sia di grande aiuto allo sviluppo della cultura sestese, ecco, se devo dire la verità. Sì, allora diamo la parola all'assessore Innocente per un chiarimento. Prego. Una brevissima risposta. Allora, innanzitutto dirò prima una cosa di buon senso che spero la consigliera Landucci vorrà concedermi. Se non si riesce ad arrivare a un accordo, mi assumo una parte della responsabilità, però le responsabilità sono in due, come si dice di solito. Sì, diciamo che in questo caso c'è stata una forte volontà di non giungere a un accordo rispetto all'anno 2012-2013. Mi sembra di aver spiegato abbastanza bene che, per quanto ognuno poi veda sempre la realtà dal proprio punto di vista, TF Teatro si è comportato, direi, in maniera non corretta nei confronti dell'amministrazione, perché questa è una cosa ovviamente pregressa prima che arrivassi io, però quella cosa che abbiamo segnalato, cioè quell'aver stipulato un contratto con la locazione del Maglio che superava il suo contratto di gestione del locale con noi, è stata una cosa ovviamente non legittima. Per quanto riguarda la valorizzazione del MIL, mi sembrava di aver spiegato, però lo spiego meglio, che l'idea è di valorizzarlo e di renderlo poliedrico, polifunzionale e che non abbia solo una vocazione teatrale, ma abbia la vocazione di un centro culturale dalla capacità di attrarre diverse forme di arte a partire da chi lo gestirà, che non è Arci, come è scritto nel progetto presentato nel bando carico, ma è Archivio Sacchi, cioè un luogo di conservazione e ricerca sul design, cioè di fatto legato alla storia dell'industria della nostra città, che ovviamente lo gestisce, come si può vedere dalle iniziative, certo non sono state, non hanno coperto l'intero anno, ma per questo mese di marzo abbiamo avuto il festival Far da Mangiare, che ovviamente va nella direzione dell'Expo, cioè un festival di cucina, delle cucine extraeuropee, che andava nella direzione di guardare a quello che sarà l'Expo Nutrire il Pianeta, così come in questo weekend abbiamo avuto un festival di danza, Pillole, che ha avuto un grosso riscontro di pubblico. Quindi quello che dico è che, al contrario, posso rassicurare che la mia idea è quella di fare del MIL un luogo in cui la mattina ci possano essere delle mattinée per le scuole di Sesto e per le scuole intorno a quell'area che conosco bene, essendo anche le mie scuole, e quindi teatro che possa servire alle scuole e che vada nella direzione della grande letteratura italiana piuttosto che straniera. E il pomeriggio e la sera fare di quel luogo un luogo di cultura, declinata nelle maniere più varie e più diverse. Assessore, una prega di concludere, grazie. Sì. Il Festival Far da Mangiare ha avuto in 3 giorni oltre 2.000 presenze e se qualcuno di voi c'è stato avrà avuto modo di vedere quanto fosse visitata quell'area, che di solito la nostra paura è in questo senso quella anche della consigliera Landucci, che essendo il luogo non centrale della città possa diventare un luogo abbandonato, ma l'idea è esattamente il contrario, va esattamente nella direzione opposta. Ci vorrà un po' di tempo, a partire da settembre 2013 ci sarà quella che pensiamo una nuova vita per il MIL. Grazie. Grazie. Consigliere Landucci, se vuole... Va bene, allora...
andiamo avanti con l'interrogazione numero 4, presentata dal consigliere Vavassori, relativa all'installazione di una nuova centralina di regolazione inquinamento. La parola al consigliere. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Ma questa interrogazione nasce a seguito di un incontro che si era tenuto il 27 di novembre con il comitato di Cascina Garpi, un incontro al quale avevo preso parte insieme ad altri consiglieri su invito del comitato. Durante una delle domande che venivano poste a noi consiglieri era quella di come valutavamo l'attuale situazione dell'inquinamento nel quartiere. Quartiere che vede la presenza dell'inceneritore, il traffico intenso, di elettrodotti, del depuratore del Lambro, delle antenne. Quindi il comitato ci chiedeva per prima cosa che l'amministrazione comunale installasse delle centraline per il controllo dell'aria, se in qualche modo noi consiglieri ci facevamo carico di questa realizzazione. Io al comitato e alle persone che erano presenti quella sera, che non era una seduta pubblica, ci tengo a sottolineare, ma era semplicemente un incontro tra i componenti del comitato e i consiglieri invitati. Io rispondevo dicendo che le centraline sono un campo specifico di ARPA, così come la rilevazione, quindi non è l'amministrazione che può entrare nel merito dell'installazione delle centraline. Uno dei presenti poneva all'attenzione nostra anche una domanda, che era quella di dire: ma se qualche cittadino o l'amministrazione comunale dovessero comprare a proprie spese delle centraline chiaramente conformi con quanto chiede ARPA e tra virgolette le donasse ad ARPA chiedendo che venissero installate nella zona appunto del quartiere di Cascina Garpi, se questa cosa era fattibile. Quindi l'interrogazione nasce a seguito di questo. Quindi io chiedo, ed è la richiesta che ho fatto due giorni dopo quell'incontro, se è fattibile appunto da parte dell'amministrazione o da parte di uno o più cittadini procedere all'acquisto di queste centraline chiaramente conformi a quanto richiesto da ARPA e consegnarle ad ARPA chiedendo che le utilizzino per i rilievi nella zona interessata. Grazie. Grazie consigliere Vavassori. Risponde l'assessora Iannizzi. Prego. Grazie Presidente. Allora, la risposta poi avrà il consigliere Vassero, avrà avuto modo insomma di leggerla. Quello che abbiamo insomma voluto fare con questa risposta era un po' inquadrare, diciamo così, quelle che sono anche le competenze relative a questa problematica di cui stiamo parlando, che come già poi in realtà il consigliere Vavassori ha esplicitato bene, sono proprio di competenza di ARPA, che è quell'azienda che si occupa insomma proprio di dell'inquinamento atmosferico. ARPA agisce in maniera assolutamente autonoma, quindi questo è importante dirlo. Ciò non toglie che ci sia la possibilità da parte dell'amministrazione, comunque da parte di altre amministrazioni, magari non soltanto la nostra, di interloquire per provare a capire che tipo di possibilità ci sono. Innanzitutto quello che abbiamo voluto specificare è che la nostra centralina, che è attualmente in via Cesare VI, ha i propri dati e bisogna sottolineare che il tipo di rilevazione che viene fatta dalla centralina è definito da ARPA stesso, per cui non è una cosa su cui l'amministrazione può intervenire. Comunque i dati che vengono rilevati sono pubblicati sul sito del Comune e sul sito di ARPA, questo per una trasparenza diciamo così relativa a quelli che sono gli inquinamenti che effettivamente va a rilevare una centralina del genere. Allora, l'installazione di qualsiasi tipo di centralina di questo tipo sarebbe in termini ipotetici a carico di ARPA. E il costo, giusto per avere insomma due dati, ci sembrava importante insomma dopo aver anche consultato ARPA, ed è questo il motivo forse anche un po' del ritardo, insomma, nel senso che abbiamo chiaramente analizzato approfonditamente insomma
la richiesta che il consigliere Vavassori a nome poi del comitato ci ha fatto, e abbiamo provato insomma a capire con maggiori dettagli. Dicevo, il costo all'incirca di una dell'installazione di una centralina del genere è di all'incirca, ripeto, 80.000 euro, a cui si aggiunge una gestione annua di circa 20.000 euro. Noi abbiamo provato a fare una serie di richieste ad ARPA anche in seguito a questa interrogazione, ma anche, come dire, in realtà anche in passato si sono fatte alcune richieste. La prima richiesta che abbiamo fatto è stata sul tipo di rilevazione, perché come sapete la nostra centralina non rileva il PM10 e gli abbiamo chiesto di poterlo rilevare. Quello che ci ha risposto è che in realtà l'ubicazione delle centraline che avviene a livello nazionale, poi regionale, provinciale, eccetera, viene effettuata considerando chiaramente un parametro di tipo scientifico che consente la rilevazione di tutti i valori, tra cui anche il PM10, in un'ottica più, come dire, regionale, provinciale e quindi più generale, quindi non soltanto relativa ad una singola centralina e quindi di conseguenza a una singola zona. Per cui la rilevazione del PM10 viene già fatta in altre zone di Milano e dintorni, e quindi questo valore attualmente è rilevato da ARPA, per cui non rileva la necessità di rilevarlo anche, scusate giri di parole, comunque sul territorio di Sesto San Giovanni. La seconda cosa che è stata chiesta è la possibilità di spostare l'attuale centralina. Questa è una richiesta fatta in realtà in precedenza, ma abbiamo voluto comunque esplicitarla in maniera tale che tutti abbiamo un po' anche chiaro insomma il percorso, comunque anche delle domande che sono state fatte precedentemente insomma anche rispetto a questa amministrazione, di spostare la centralina da via Cesare da Sesto. La domanda che era stata fatta allora era in Viale Marelli. Su questo ARPA non ci ha ancora risposto definitivamente, ma ci ha detto che ci sta pensando, come dire, è un'ipotesi che non è del tutto esclusa, ma non è neanche definitiva, diciamo così, non è comunque esattamente quello che si vorrebbe, cioè non sappiamo esattamente che cosa farà. Un'altra cosa importante è un dato che mi piacerebbe comunque che venisse sottolineato, no? Attualmente per legge sul territorio nazionale il numero minimo di stazioni di misurazione dovrebbe essere 60, attualmente ce ne sono 150. Quindi questo significa che ARPA ritiene che la rilevazione fatta sul territorio sia abbastanza ampia, addirittura superiore a quella che è il minimo, chiaramente stiamo parlando di minimo, però comunque il minimo previsto per legge. Quindi attualmente rispetto all'idea di aumentare le centraline, cosa che abbiamo chiesto ad ARPA, non ce n'è necessità né intenzione da parte di ARPA. Detto questo, e abbiamo chiarito, come dire, che nonostante la richiesta, in questo momento ARPA non ha intenzione di aumentare, diciamo così, la rilevazione. È possibile, la domanda poi era questa, ho fatto una premessa molto lunga, ma la domanda era: è possibile installarle in autonomia, tra virgolette, o comunque pagandocele, un po' il senso era quello. Allora, comunque sia, qualsiasi tipo di decisione venga presa, cioè anche di fare una colletta, per dire, insomma, per dirla come in maniera non istituzionale, per poterla però poi comprare, acquistare e poi fare in modo che diventi attiva, deve comunque passare da ARPA. Quindi ARPA, che è la competente in materia, deve comunque dare un ok. Può essere che sia sì, può essere che sia no, questo poi non sta in capo a noi, perché la competenza è proprio totalmente di ARPA. Quindi magari è possibile, magari no, bisognerebbe arrivare con una richiesta
come dire, definitiva e ufficiale, quindi con, come dire, anche una copertura economica per poterlo poi chiedere. Ho finito. E poi aspettare la risposta di ARPA, perché comunque la competenza non è dell'amministrazione, ma è dell'ente preposto. Grazie all'assessore Giannizzi. La replica al consigliere Vavassori, prego. Grazie, signor Presidente. Ma, ringrazio l'assessore e gli uffici per la pronta risposta e l'attenzione che hanno dedicato all'interrogazione. Io quello che mi preme sottolineare è comunque di tenere alto il livello di attenzione anche rispetto a quella zona del quartiere che evidentemente subisce di alcune problematiche a prescindere dai dati di ARPA. Per cui ecco, l'attenzione massima da parte dell'amministrazione rispetto al quartiere. E poi colgo l'occasione anche per ringraziare il comitato per il lavoro che svolge, credo che sia un lavoro importante e comunque lo ringrazio anche della presenza questa sera in consiglio. Grazie. Sì, grazie all'assessore, grazie al consigliere Vavassori. Volevo dire che abbiamo ancora due interrogazioni con risposta del consigliere Di Stefano, però il regolamento dice che dopo trascorso un'ora del consiglio possiamo trattarle al prossimo consiglio. Se le risposte sono brevi le trattiamo adesso? Va bene. Allora, l'interrogazione numero 5, presentata al consigliere Di Stefano, relativa all'interramento del vetrotto in via Sottocorno. La parola al consigliere Di Stefano, prego. Sì, grazie Presidente. E questa interrogazione per comprendere dopo diversi passaggi che ci sono stati con il comitato di via Sottocorno, comprendere come l'amministrazione ha deciso di portare avanti la problematica sul territorio, in quanto prima delle elezioni amministrative era stato costituito un tavolo di lavoro, non so se ufficiale o ufficioso sinceramente, dall'ex assessore all'ambiente Brambilla, con il comitato, c'ero io come rappresentante in quanto avevo depositato una petizione popolare, erano venuti dei rappresentanti di Terna, dell'ASL, se ricordo male basta, del comune di Milano anche, per affrontare la criticità che era emersa lì in via Sottocorno con tutti i dati riportati dall'ASL relativi anche a ipotetici effetti tumorali che una forte esposizione negli anni potesse causare ai residenti, in quanto in quella zona lì in particolar modo il primo condominio che è proprio di rimpetto ai tralicci dell'alta tensione ha la zona notte esposta verso i tralicci stessi, quindi questo comporta che tutti i residenti hanno come minimo 7-8 ore di esposizione alle onde elettromagnetiche durante quotidianamente. Da quell'incontro era emerso che si sarebbe dato mandato a Terna di presentare il costo di un preventivo di uno studio di fattibilità per l'interramento dei tralicci, che da quello che è emerso credo fosse intorno ai 12-13 mila euro, adesso non ricordo l'importo esatto. Da lì la domanda a chi ha intenzione di compartecipare al finanziamento di questo progetto di studio di fattibilità, se l'amministrazione comunale di Sesto vuol prendere in mano il pallino, in quanto comunque noi siamo i più danneggiati, se vogliamo, anche se traliccio è in una linea di confine. I residenti di Sesto sono quelli secondo me più danneggiati, anche perché c'è stata tutta la riqualificazione dell'ex Magneti Marelli e della Cascina San Giuseppe sul comune di Milano e l'interramento dei tralicci è stato svolto fino al confine con Sesto San Giovanni, lasciandone tre sul comune di Milano e tre sul comune di Sesto San Giovanni.
Il problema è che quelli più vicini alle case sono quelli del comune di Sesto San Giovanni, quindi ritengo che l'amministrazione debba fare il suo e quindi prendere in mano il pallino della situazione, coinvolgere il comune di Milano. Volevo capire un pochino quali fossero le iniziative, grazie. Grazie, le risponde l'assessore Iannizzi, prego. Ah, grazie. Dunque, la questione dell'elettrodotto è una questione lunga e devo dire che diverse insomma, volte abbiamo avuto occasione di parlarne in consiglio. Tra l'altro, come il consigliere Di Stefano sicuramente si ricorderà, abbiamo avuto anche insieme più volte insomma, l'occasione di vederci in tavoli specifici negli ultimi mesi anche con l'associazione Sottocorno, per cui l'attenzione rispetto a questo tema da parte dell'amministrazione è sempre assolutamente viva e continua. E si è portata avanti nel corso di questo periodo da quando ci siamo insediati con proprio un rinnovamento del tavolo di cui parlava il consigliere Di Stefano, iniziato dal precedente assessorato, che ha visto immediatamente coinvolti chiaramente il comitato, ormai associazione in realtà, Sottocorno, che ha avuto modo insomma, di spiegare lo stato delle cose alla nuova amministrazione, alla nuova giunta, e subito dopo cominciare un percorso che andasse nella direzione iniziata già precedentemente, che era quella di provare a capire come trovare una soluzione a questo problema rispetto al quale sicuramente l'amministrazione ha una grossa sensibilità. Ho già esposto in una precedente interrogazione, adesso non ricordo a chi avevo risposto, il percorso che si è messo in piedi, ho risposto a lui, il percorso che abbiamo messo in piedi, perché non starò a ridettagliare insomma, tutto quanto, perché insomma, poi appunto il consigliere Stefano lo conosce bene. Gli ultimi step che ci sono stati hanno visto una serie di incontri che hanno visto coinvolta l'amministrazione di Sesto e il Comune di Milano, proprio nell'ottica della condivisione del problema, che se è vero, come dice il consigliere Di Stefano, che colpisce i cittadini sestesi, è anche vero che colpisce anche la città di Milano, nel senso che un pezzo sta lì sopra, e quindi ci riteniamo importante proseguire in quello che era stato il percorso iniziato già precedentemente nel coinvolgimento dell'amministrazione milanese nel prendersi in carico anche lei questa problematica. Per cui ci sono stati una serie di incontri con la Sala De Cesaris, l'attuale vice sindaco insomma del Comune di Milano, con l'assessore Maran, che hanno portato a appunto risultati decisamente positivi, nel senso che il progetto dello studio di fattibilità dell'interramento chiesto a Terna è arrivato ed è stato quantificato all'incirca in 15.000 euro, in realtà 12 o 13 più IVA, insomma alla fine fa circa 15.000 euro. Abbiamo concordato con il Comune di Milano che la metà di questa cifra, con il 50%, sarà a carico dell'amministrazione milanese e l'altra metà sarà a carico per metà, quindi un quarto, a carico dell'amministrazione sestese e l'altra metà del Parco Mediavalle. Per cui abbiamo trovato tutte le risorse finanziarie per poter effettuare effettivamente questo studio di fattibilità. Tra l'altro questa notizia, adesso l'interrogazione la discutiamo ora, però è un po' datata perché poi in consiglio lei non c'è stato e quindi non siamo riusciti ad aggiornarla prima. In realtà di tutto questo percorso anche l'associazione Sottocorno è stata prontamente aggiornata, infatti il 30 di gennaio, quindi stiamo parlando già di un po' di tempo fa,
l'abbiamo incontrata appositamente e l'abbiamo aggiornata anche su questa situazione. Aggiungo solo un piccolo elemento, perché in realtà l'Associazione Stoccorno ha appena fatto settimana scorsa un convegno, insomma, su questo tema, no? Portando anche una serie di altre idee, di altri spunti, come mi hanno detto, altri spunti su come affrontare la situazione dell'elettrodotto. Quindi poi bisognerà un po' capire, adesso che ci hanno mandato alcuni materiali, li stiamo cominciando a vagliare, bisognerà poi capire se effettivamente è questa l'unica soluzione o se ce ne sono delle altre, nel senso che loro stessi ne hanno ipotizzate delle altre, quindi stiamo un po' vedendo. Volevo solo aggiungere, non c'era scritto, però mi sembrava importante visto che c'è appena stato. Sì, grazie, prego, consigliere. Sì, grazie assessore, ha fatto benissimo aggiungere quest'ultimo pezzo, perché dai dati forniti nella risposta i costi, facendo due calcoli, sono molto alti rispetto a quelli che il Comune di Milano ha dovuto affrontare per una distanza molto più grande rispetto a quella che noi stiamo affrontando qui a Sesto San Giovanni. Di conseguenza ci tenevo anche a capire se volevamo rimanere all'interno del progetto presentato da Terna o se stavano vagliando anche delle possibilità alternative di spese minori per l'amministrazione o chi parteciperà al fine di risolvere il problema. Okay. Grazie. Grazie al consigliere Di Stefano. Allora, l'ultima, la numero 6, sempre presentata dal consigliere Di Stefano, relativa a presunti atti morali nei confronti di un disabile. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente, questa è l'ultima, relativa a una situazione che poi ho scoperto si è creata anche all'interno di un altro condominio con modalità differenti, sono emersi degli atti da parte dei condomini nei confronti di diritti sacrosanti dei disabili che a mio avviso non sono stati rispettati, e pertanto ho chiesto laddove fosse possibile, perché bisogna sempre valutare che all'interno del condominio è una proprietà pubblica, privata, e pertanto non si può procedere come se fosse un qualcosa di comunale, c'è il codice civile, c'è un'altra strada da percorrere nel caso non vengano rispettati i diritti, però secondo me quantomeno l'amministrazione comunale può, laddove ci sono degli atti talmente evidenti di immoralità nei confronti di soggetti deboli, intervenire per sensibilizzare gli attori coinvolti ad un comportamento più consono e più idoneo. Grazie. Risponde l'assessore Pereco. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, il consigliere Di Stefano dovrebbe aver già avuto modo di leggere e digerire la risposta dell'interrogazione, perché ormai è datata, tant'è vero che la risposta che adesso leggerò e che lei ha già avuto modo di avere è ormai superata, per cui ci tengo poi a leggere una mail pubblica che è stata mandata dalla famiglia in questione, che spiega come la situazione è stata risolta grazie sicuramente al contributo dell'amministrazione comunale e di tutti coloro che hanno fatto sensibilizzazione. Allora, la risposta ai tempi di fatto faceva riferimento alla legge 1389 che impone l'adeguamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e nelle parti comuni e nel proprio appartamento. Il condominio però può astenersi dal pagamento e, una volta effettuato l'intervento e avuto il contributo, essendo quest'ultimo pubblico, l'opera non può essere rimossa in quanto l'edificio è diventato a norma. L'amministrazione comunale, pur osservando che il contenzioso è contenuto in un rapporto strettamente privato tra inquilino e condominio, ha comunque dato sostegno ai familiari, fornendo loro anche notizie puntuali sul quadro normativo su cui si basa il loro diritto di superamento delle barriere. La situazione in data 15 febbraio sembrava risolta, tant'è vero che l'amministrazione, quando ha fornito la risposta all'interrogazione, parlavamo di una soluzione positiva. In realtà poi abbiamo saputo che la situazione non si era assolutamente
tranquillizzata nonostante le fonti diverse del condominio. Abbiamo incontrato l'amministratore di condominio, abbiamo tentato una mediazione pur di fatto non rientrando nelle competenze dirette, quindi su questa cosa, però scegliendo di esserci, e do lettura adesso di una mail pubblica che è stata inviata anche alle redazioni dei giornali da parte della famiglia per raccontare un po' come si è conclusa la cosa, in modo che di fatto questa battaglia portata avanti dalla famiglia con il sostegno e l'accompagnamento di tutti possa anche essere da esempio per altre battaglie in questo senso. Dice la famiglia: questa mattina ho ricevuto la telefonata di un vicino di casa che mi confermava la fine delle tribolazioni, in quanto nell'assemblea condominiale di mercoledì 20 i presenti hanno deciso di acquisire la proprietà del servoscala e di sostenerne le spese di conduzione e manutenzione. Questa era la soluzione di cui avevamo parlato con l'assessore Roberta Perego, vabbè, questa parte la quale si è seriamente dedicata al problema, dimostrandoci attenzione e disponibilità oltre che solidarietà, incontrando l'amministratore del palazzo fino a quel momento inspiegabilmente ostico nei nostri confronti. I fatti si sono svolti così. In accordo con il vicino avevamo deciso di non partecipare all'assemblea per permettere una più serena discussione del caso, predisponendo però anticipatamente una delega a questi per trattare in nome nostro l'eventuale cessione, nonché l'atto vero e proprio, così da poter chiudere la questione nella stessa serata, nel caso l'assemblea fosse giunta alla conclusione sperata, riconoscendo la reale funzione del servoscala e quindi di chiederne ed accettarne la cessione. Sembra che le cose siano subito andate per il meglio e che persino l'estremo curioso tentativo dei soliti noti di creare un diversivo, ponendo il problema di come riuscire a convincerci a cedere il manufatto, sia stato subito estinto dalla presenza del documento da noi predisposto, così che, anche se con un minimo di stupore di questi, si è potuta chiudere definitivamente la questione nel corso della riunione. Naturalmente attendiamo di leggere il verbale per archiviare definitivamente il caso, ma possiamo già affermare che la vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi, anche grazie all'impegno e alla disponibilità dell'amministrazione comunale, nonché degli organi di informazione locale e nazionale che hanno divulgato la notizia, e in particolare dottor Federico Ottolenghi, direttore delle relazioni esterne del Comune di Sesto, Roberta Perego, assessore all'educazione e alle politiche sociali, Monica Chittò, sindaco, la redazione del Corriere di Sesto, Gabriele Cereda della Repubblica, Monica De Assis del Gazzettino di Sesto, redazione dell'Aria che tira la Sette, consigliere Roberto Di Stefano, tutti i blog e i siti di informazione online che hanno ripreso la vicenda. Ancora sinceri ringraziamenti di tutto cuore per la sensibilità e l'interesse dimostrati. Grazie all'assessora Perego. La parola al consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente. Sì, al di là dei ringraziamenti, sono io che faccio un ringraziamento specialmente agli uffici tecnici per come si sono attivati, quello sicuramente, anche perché qualche settimana dopo è emerso un medesimo caso in via Fratelli Dio al 323, so che comunque il direttore è intervenuto immediatamente e credo che la situazione sia rientrata anche in questo caso, quindi va bene, la ringrazio. Grazie consigliere Di Stefano. Terminata la fase dell'interrogazione, passiamo agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Primo punto, area ex Ramburello, presso il centro sportivo Manini. La parola al relatore di commissione, consigliere Cremonesi. Prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Sarà una relazione di commissione molto semplice e veloce. Allora, il giorno 19 marzo si sono riunite la seconda e la terza commissione in modo congiunto per l'approfondimento sulla delibera oggetto della discussione di stasera. Area ex Tamburello presso il centro sportivo Manin, costituzione di un diritto di superficie per la realizzazione di un'attrezzatura sportiva privata di interesse pubblico. Come recita la delibera nei punti 1 e 2, approvare la costituzione di un diritto di superficie a favore dell'associazione sportiva dilettantistica GEAS, sezione ginnastica artistica, per la realizzazione di un'attrezzatura sportiva privata di interesse pubblico, nell'area dell'ex campo di Tamburello presso il centro sportivo Manin,
per la durata di 30 anni e verso il corrispettivo determinato in euro 135.980. Nel punto 2 della delibera indica che l'importo di ciascuna annualità stabilito è pari a 6.338,35 euro, applicando l'interesse del 2,5%. All'interno della convenzione ci sono anche segnalate una serie di opere a carico della società sportiva, all'interno stesso del centro sportivo Manini. La delibera è di competenza consigliare e si tratta di una tensostruttura che sorgerà nell'area del, come detto, dell'ex tamburello per un totale di 771 metri quadrati. Il campo Manin è uno spazio destinato interamente all'attività sportiva. In questo caso è prevista un'iniziativa a carattere privato che stabilisce appunto un diritto di superficie. La struttura e la manutenzione sarà a carico di GIAS e nella delibera in oggetto non è previsto un diritto di prelazione. Come specificato in commissione, nei contenuti della convenzione, alcune partite di testo non sono complete e i tempi non sono ancora definiti perché bisogna attendere ancora il progetto definitivo. Sarà una struttura di lavoro e allenamento, non è prevista nessuna zona aperta al pubblico, cioè che non sia di proprio pubblico, appunto, solo zona più che altro allenamento, come detto in commissione. Ringrazio i cittadini, l'ingegner Fabri, i commissari e tutte le persone che hanno partecipato alla commissione stessa. L'obiettivo, come detto anche in commissione, che è un obiettivo non secondario, è anche quello di una creazione di un'unità sufficientemente forte dal punto di vista sportivo all'interno del centro sportivo Manin, utilizzando anche quella che è il valore aggiunto della competenza medica del centro di medicina sportiva. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Sono aperti gli interventi su questa delibera. Prego di prenotarsi. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino, ne ha facoltà, prego. Buonasera a tutti. Bene, io sono molto felice questa sera perché finalmente un altro pezzo della città viene dedicato ai giovani ed in particolare, permettetemi di dirlo, insomma, delle ragazze. Ci sono anche dei ragazzi con molta nostra gioia, però in particolare sono delle ragazze che si dedicano alla ginnastica, una disciplina che, come tutta l'atletica, insomma, è sicuramente tra le discipline più importanti a livello sportivo, perché sono quelle che stanno alla base un po' di tutti gli altri sport e di tutte le altre discipline. Come per l'altro progetto, quindi quello che riguardava l'oratorio, ho cercato di verificare quali sono gli elementi positivi. Quindi molto velocemente così insomma faccio a voce alta una riflessione che ho fatto prima in solitudine. Insomma, gli elementi positivi a mio giudizio sono i seguenti. Innanzitutto è l'occasione per riportare almeno in parte alla vita un centro sportivo, il centro Manin, che ha vissuto anni molto molto difficili. Lo spazio che verrà dedicato alla ginnastica artistica si affiancherà già ad altri piccoli o grandi cambiamenti, tra i quali il centro di medicina sportiva che sta vivendo un momento di rilancio con oltre 10.000 visite annuali e sappiamo come la medicina sportiva sia anche importante a livello di prevenzione. Il rugby, anch'esso ha un ruolo importante all'interno del centro Manin, il calcio e io direi adesso insomma un benvenuto alla ginnastica artistica. La GEAS in particolare, la sezione della ginnastica artistica, risale al 1969 nella nostra città e quindi così è anche bello ricordare come sia una realtà storica per Sesto San Giovanni. È anche iscritta al registro delle ASD, cioè delle associazioni dilettantistiche del CONI, quindi insomma è un'associazione sportiva con tutti i crismi e con tutti gli elementi insomma, a posto. Ecco.
La seconda considerazione è un'operazione che si realizza senza oneri per l'amministrazione, anzi c'è un investimento da parte di privati e in più il Comune avrà in cambio sostanzialmente un canone in opere pubbliche di oltre 6.000 euro all'anno e questo per 30 anni, così recita la convenzione. L'opera rimane una struttura privata, ma di interesse pubblico, quindi rimarrà aperta alla città, così come recita l'articolo 11 della Convenzione. C'è poi una compatibilità di questa struttura con le disposizioni che sono previste dal piano di governo del territorio vigente. E poi la parte che a me preme di più è il progetto educativo che motiva e giustifica l'attività sportiva che GEAS porta avanti da tanti anni, che interessa 275 iscritti dai 3 anni in su, con una preponderanza dell'attività amatoriale su quella agonistica. Anche quella agonistica comunque non è di secondo piano, che comunque viene poi affidata ad organi regionali e parliamo, se ricordo bene, di circa 50 atleti sestesi che stanno ottenendo ottimi risultati anche a livello agonistico. Un altro elemento riguarda le tariffe, che sono circa il 30% in meno rispetto alle tariffe di altri centri sportivi analoghi e anche questo secondo me ha il suo peso. Non solo, il 15% degli iscritti paga anche tariffe agevolate perché appartenenti a famiglie con meno possibilità economiche e alcuni degli iscritti vengono anche segnalati dai servizi sociali, quindi anche come dire, l'impegno sociale da parte di questa società sportiva non è di secondo piano. La struttura rimarrà comunque aperta anche a altre discipline sportive, infatti nella proposta insomma, c'è l'apertura da parte di GEAS di ospitare anche altre attività, tra cui le arti marziali e perché no, io dico, la ginnastica ritmica. Ecco, per tutte queste motivazioni a me sembra che questo progetto sia assolutamente da approvare. Grazie. Grazie alla consigliera Ormino. Ho chiesto la parola il consigliere Gianvecchio. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. È stata già abbastanza prolissa diciamo, nell'illustrare quelle che sono le finalità di questo progetto. Io invece volevo segnalare una particolarità. Questa delibera, volevo precisare, si sposa con le linee programmatiche del Sindaco, dove nel paragrafo comune sport si impegna a conservare e sviluppare gli impianti sportivi esistenti coinvolgendo le istituzioni sportive. Ed ecco qui che un primo mattoncino l'abbiamo messo per ristrutturare quelli che sono i nostri centri sportivi che oramai dal 1970 ad oggi ci sono stati via via mancati di manutenzione e di vivacità. Questo delibera un punto di partenza di quello che sarà la linea da adottare nei prossimi anni. Cioè dare in affidamento la gestione dei centri sportivi a quelle società che intendono investire nello sport contribuendo alla riqualificazione dei centri sportivi stessi. Io mi auguro che questa iniziativa su questo centro sportivo Manin sia la prima parte per poi proseguire sugli altri centri sportivi come il Pertini in stato di degrado o altri centri o il palazzetto dello sport dove vengono utilizzati pochissimo. Lo sport nel quale si è investito molto negli anni passati, da un po' di tempo, per mancanza di fondi destinati, si è lasciato cadere nel degrado. Possiamo citare appunto, come ho detto, il centro sportivo Manin e quello che si vuole è che queste esigenze reali portino a uno sviluppo ulteriore di quegli sport minori che sono insiti in questi centri sportivi. E io adesso ho la conoscenza anche del Pertini, c'è una pista di pattinaggio che è buttata lì in disuso, quindi mi auguro che anche per questo ci sia un progetto. Ben vengano questi progetti per lo sviluppo dello sport. Penso che lo sviluppo dello sport in una città come la nostra, che è stata sempre all'avanguardia, possa tornare a crescere e a sfornare quei talenti che ultimamente mancano, specialmente in quelle specialità come la ginnastica artistica, appunto. Il nuoto, il pattinaggio su ghiaccio, l'hockey, eccetera. La ginnastica artistica è dove i nostri talenti sono costretti ad allenarsi fuori, poiché in città le palestre non sono sufficientemente attrezzate.
L'area dell'ex Tamburello e il centro sportivo Manin va ad aggiungersi in quelle attività già presenti, come il rugby, la società SD di Sesto, il centro di medicina sportiva. Ecco, questa è una cosa veramente che ci rende onore. Ricordiamoci sempre che lo sport, che con i suoi valori, le sue regole, permette la formazione di giovani. Mi piacerebbe che lo sport venga inteso per la sua totalità e praticabilità. E mi riferisco anche a quegli sport dove c'è la partecipazione dei soggetti disabili. Ecco, prestiamo molta attenzione a quei progetti che abbiano a cura la possibilità di accesso alle persone disabili. Grazie. Grazie al consigliere Gianvecchio. Prego di prenotarsi per ulteriori interventi. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà. Prego. Sì, buonasera, buonasera a tutti. Io volevo partire da che cos'era il Manin, cosa forse diventerà il Manin, e spiegare come lo sport all'interno del Manin possa creare quell'aggregazione sociale di cui tanto Sesto si vanta e che giustamente persegue da anni. Io mi ricordo in quest'aula anni fa varie interpellanze, varie interrogazioni sul disastro Manin. Che cosa è successo? Cosa succederà? Le buche, facciamo le patate, no? I fagiolini, no? Però i cetrioli forse sono meglio in questa stagione. Cioè, si parlava di questa situazione. Vi erano state risposte da parte dell'amministrazione di un certo tipo e qualcuno le aveva prese come una buttata politica. Non eravamo ancora in clima elettorale, quindi non era una buttata elettorale per prendere voti, ma era tanto per rispondere, ci stanno dicendo qualcosa. A me sembra che questa nuova amministrazione, che è il continuum e il collegamento della precedente, stia perseguendo ciò che è il futuro dello sport in generale, ossia il capire che le future finanze sportive relative allo sport non sono i denari, ma sono le idee e sono le proposte che arrivano dal territorio. Queste sono le future finanze, il futuro arricchimento che lo sport, soprattutto in ambiti come il nostro, se stesse, dovrà recepire e portare avanti in futuro. Quindi, ben venga la delibera che abbiamo fatto, anche se non era sportiva, ma era di aggregazione dell'oratorio San Giuseppe di tempo fa, ben venga due volte questa delibera, che è una delibera di una società sportiva che chiede il nulla osta per prendere in prestito un pezzo di un'area definita Tamburello per costruire una tensa struttura che darà attività sportiva a circa 300 atleti. Dico atleti perché dicendo atleta si dice tutto. Si dice quindi una persona che rispetta le regole, si dice una persona che è sana, una persona che sta in compagnia, una persona che non ha problemi di bullismo. L'atleta funziona in questo modo. Perché essere atleti, fare sport, vuol dire anche essere preparati a una vita di un certo tipo. È difficile sgarrare da queste situazioni. Quindi cos'era il Manin, cosa potenzialmente potrebbe diventare il Manin? Perché molto probabilmente vi sono altre cose che si svilupperanno all'interno del Manin o in altre zone della città. Mi auguro e ne sono profondamente convinto. Sono forse ottimista, non lo so, però ho l'impressione che la strada che stiamo facendo sia quella giusta. Le orme che stiamo iniziando a mettere sul selciato sono corrette per poter fare dello sport sano a Sesto San Giovanni. Volevo sottolineare anche il fatto di come l'educazione motoria abbia un ruolo fondamentale nel processo di crescita dei ragazzi. E quindi l'attività motoria è il completo sviluppo di una personalità, come dicevo, e la prevenzione di principali effetti della sedentarietà, come sono il sovrappeso. Quindi facendo sport, tra virgolette, può essere anche un risparmio per la collettività o per il sistema sanitario nazionale, detto per assurdo, nel senso che si potrebbero prevenire certe situazioni, soprattutto di obesità o di strutture, morfologiche, che lo sport può, eliminare dai ragazzi. Questo secondo me lo trovo importante, ed ecco perché lo sport è investire, non è sicuramente uno spreco di risorse. Forse anche il fatto di come ci eravamo occupati prima della campagna elettorale, un po' tutti, significava che vi era bisogno di parlare di sport, vi era necessità di
un cambio di marcia nello sport a Sesto e perché questo poteva portare evidentemente benefici per tutta la cittadinanza. Quindi ben vengano queste cose e vorrei sottolineare, ritornando al fatto che le future finanze sono le idee, di quanto i cittadini che si prestano, che si mettono in gioco impiegando volontariamente del loro tempo, sono cittadini da premiare. Il mondo sportivo è un esempio del dare senza chiedere, è volontariato puro anche il mondo sportivo, quindi ben vengano queste situazioni, ripeto. Lo sport è un fenomeno sociale in continua evoluzione, il cui ruolo nella nostra vita di cittadini sta assumendo sempre più rilevanza, non solo per chi lo pratica, per chi lo vive da spettatore, ma anche per chi lo deve amministrare e promuovere sul territorio. Lo sport ha dei valori enormi, che vengono rappresentati da emozioni, dallo stare insieme, dalla gioiosità, dalla giocosità della situazione. È bellissimo tutto questo. Noi chiediamo che venga dato spazio al giusto confronto tra le idee dell'amministrazione e i portatori di interesse, ed è quello che si sta facendo in questo momento, al fine di ottimizzare le poche risorse a disposizione, facendo sì che i nuovi progetti siano condivisi con la cittadinanza e la società sportiva. Adesso, visto che stiamo facendo questo tipo di percorso, dobbiamo impegnarci, ma impegnarci veramente, di cuore, per la ricostruzione della piscina Longo e un palazzetto dello sport per i giochi con la palla. Lo sport, vorrei sottolinearlo, non è la prima volta che lo dico, è in questo momento di crisi economica anche un'opportunità lavorativa, oltre che un'opportunità sociale che noi stiamo raccogliendo. Quindi se si creano strutture sportive, si crea sport, si crea indotto, si crea tutto quel marketing territoriale sportivo che forse l'Italia di Sesto San Giovanni in questo momento ha bisogno. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Chiesto la parola alla consigliera Pastorino. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. È complicato intervenire dopo l'intervento degli altri consiglieri perché praticamente condivido un po' tutte le cose che sono state già dette. Però voglio dire un attimino, voglio partire un po' dal fatto che conosco bene questa società sportiva. Quindi nel 1969 è entrata a far parte della polisportiva GEAS, questa disciplina un po' sconosciuta. Diciamo che in quel momento in Brianza sorgevano già delle strutture adeguate e tutta la Lombardia godeva un attimino di questa nuova disciplina. E ci siamo chiesti perché non portarla anche a Sesto. Da qui, ecco, c'era proprio il progetto di cercare di portare questa disciplina a Sesto e cercare anche di farla conoscere ad un pubblico, a dei cittadini che comunque non erano ancora così preparati ad accoglierla. Ed è stato un vero successo coniugare questa disciplina anche ad una realtà, diciamo, operaia, la città operaia che era allora Sesto. Quindi da qui ne abbiamo fatte di scelte coraggiose, sia come città, ma anche parlo di tutte le associazioni sportive che sono sempre intervenute sul territorio sestese. Parlo del GEAS, parlo della Libertas, parlo dell'AMPI, parlo della ProSesto che ha fatto i 100 anni, ha compiuto questi 100 anni, quindi con grande rispetto, insomma, io parlo a tutte le associazioni sportive che operano sul territorio sestese. E dico, abbiamo portato il nuoto a Sesto, laddove la realtà operaia poteva far così capire, intuire che non c'era spazio per questo tipo di disciplina. E invece oggi ci troviamo un esercito di anziani, un esercito di bambini, un esercito di adulti che cerca nuove strutture e ha bisogno proprio di poter lavorare in strutture sempre più adeguate. Abbiamo portato lo sci, anche lo sci insomma si coniugava poco con questa città, però invece magari non proprio i nostri padri, però sicuramente noi, i nostri figli, abbiamo imparato insomma a capire meglio queste discipline. Quindi abbiamo portato lo sport al femminile in anni dove era complicato anche qui scendere in pantaloncini a fare una partita, è una partita basket, quindi siamo stati
veramente bravi un po' tutti quanti. Voglio dire questo, che prendendo spunto un po' da alcune cose lette anche sul sito della ginnastica artistica, l'ASD, appunto GEAS Ginnastica Artistica, ha fornito alla cittadinanza, sposto il foglio se no non leggo, un'ottima offerta che va dai corsi baby per i bimbi dai 3 ai 5 anni e quindi talvolta va anche a sostituirsi alla scuola materna, a un lavoro che dovrebbe essere fatto magari nella scuola materna o nella scuola elementare, all'attività formativa di base, all'avviamento alla ginnastica attrezzistica vera e propria, fino ad arrivare alle attività competitive a livello promozionale ed agonistico. Quindi è chiaro che le offerte sono diverse, sono per un pubblico diverso e quindi le finalità anche sono diverse. Conosco i sacrifici che fanno le atlete, i dirigenti, le allenatrici, gli allenatori, che ogni volta devono preparare chiaramente il campo di allenamento. Non è semplice, io facevo atletica, la pista era quella e quindi era tutto abbastanza semplice, però preparare una pedana, preparare le parallele di volta in volta, rimettere a posto tutto il materiale, perché si utilizzano delle palestre comunali, non è una cosa semplicissima. Parte del tempo va proprio via nel risistemare e riposizionare gli attrezzi. Poi parliamo anche delle ragazze giovani, che come diceva prima il consigliere d'Italia dei Valori, praticamente la cosa che migrano già in età molto giovanile, perché la ginnastica artistica è questa. Quindi insomma si va a mezzo, i genitori li accompagnano, i dirigenti anche. Il fatto di avere una struttura propria invece diventa un qualcosa di diverso, un poter programmare una propria attività e sicuramente insomma diventa un qualcosa di positivo. Voglio dire che è una scelta coraggiosa a mio avviso questa, in un momento di crisi economica è importante anche ribadire che investire nel futuro dei ragazzi, investire nell'attività sportiva, investire nel lavoro, come diceva il consigliere Nossa, sono tutti temi molto molto importanti. Un'altra cosa importante è la riqualificazione del centro sportivo Manin. Centro sportivo Manin, io sono legatissima, sono stata la madrina di quel centro, non so se è una cosa positiva o meno, però voglio dire che il Manin sicuramente assumerà un valore diverso, al di là della tensostruttura, ma anche con il centro medico, come diceva la consigliera Teormino, anche con le nuove società che si affacciano sul territorio sestese, sicuramente andremo incontro a un rinnovamento di questa struttura sportiva. Ricordiamo anche che quella è una posizione comunque che nel corso del tempo acquisterà sempre più valore. Allora c'è l'insediamento della Bergamella, che un domani sicuramente sarà molto importante per lo sviluppo ulteriore del Manin. Io so benissimo che arriva molta gente anche da Milano, qua, da Milano, zona via Adriano, da Cologno Monzese, quindi comunque c'è un bacino di utenza che è molto molto importante e significativo. Ecco, insomma, non abbiamo paura, secondo me. Poi uno dice, vabbè, c'è tanta passione dietro, tanta passione, tanto lavoro, e vi assicuro che magari i guadagni sono abbastanza limitati. La società sportiva GEAS, ginnastica artistica, un'ultima cosa, si è sempre impegnata sul territorio sestese, partecipando a tantissime iniziative, che siano le iniziative di quartiere, quindi con delle esibizioni con le bambine, che siano le iniziative di manifestazioni, dove il palazzetto dello sport, il Palanat, è comunque sempre strapieno, oppure il Parco Nord, sempre strapieno di bambini, di genitori, di nonni, eccetera. Quindi vuol dire che c'è molto interesse attorno a questo movimento. Si è sempre occupata anche del tema della disabilità, che comunque ha partecipato anche a dei bandi, teniamoci per mano, sicuramente insomma è molto attiva da questo punto di vista, ha un buon gruppo di dirigenti che riesce a spingerla nel modo migliore.
Io sono molto felice di questo e niente, vi lascio. Grazie alla consigliera Pastorino. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Questa delibera porta in sé diversi aspetti sia positivi che riteniamo negativi, che vorremmo prendere in considerazione insieme a voi. Iniziamo da quello che riteniamo positivo e che è stato già ampiamente discusso. L'area del Campo Manin, che era destinata a fare dello sport, non è soggetta a un cambio di destinazione d'uso. Finalmente viene rivalutata un'area mantenendo la sua funzione originaria, non essendo quindi previsti cambi di destinazione d'uso. Viene rispettato un principio a noi molto caro, che è quello della cementificazione zero. Infatti è previsto che una tensostruttura rimovibile venga posizionata in quest'area. Questo progetto pertanto preserverà l'area da un'ulteriore e inutile colata di cemento. L'intento del progetto è quello di provare a riportare lo sport in un'area dove lo sport di sport purtroppo non se ne fa più, in modo da recuperare strutture abbandonate a se stesse e oggettivamente in stato di degrado. E noi siamo a favore di questo tipo di progetto. Noi siamo a favore del riutilizzo dell'esistente, con l'intento di riportare in vita quello che c'è. Non siamo d'accordo con la possibilità di distruggere e ricostruire ex novo, con tutti gli sprechi di materiali e di soldi annessi e connessi. Però ci sono, appunto, dicevo prima, degli aspetti negativi. Il progetto che viene presentato e che poi verrà portato avanti viene presentato da una società sportiva privata, anche se c'è l'interesse pubblico. Riteniamo che sia un vero peccato cedere il passo ad un privato. Non è sicuramente però responsabilità di questa amministrazione. Se le possibilità economiche non permettono di mantenere quest'area a gestione pubblica o che il rilancio dello sport cittadino non possa passare attraverso progetti e realizzazioni pubbliche. Ma prendiamo atto della difficile situazione economica in cui versano le casse della nostra amministrazione e della difficoltà allo stato attuale delle cose di rilanciare lo sport in città per mezzo di investimenti pubblici. Anche se auspicheremmo, magari per un futuro, magari se finalmente riusciremo ad avere più soldi, più fondi per lo sport, che il pubblico venga coinvolto di più o faccia di più. Sappiamo inoltre che più volte, come anche negli anni passati, sono arrivate all'attenzione dell'amministrazione comunale richieste da parte di diverse associazioni sportive private per poter utilizzare parte del centro sportivo Manin. Sappiamo anche che tutte queste richieste o sono state rimandate al mittente oppure le condizioni offerte non erano in linea con le esigenze dell'associazione richiedente. Facciamo un esempio. Negli anni scorsi l'associazione Trotto e Galoppo chiese di poter utilizzare una parte del campo Tamburello. Gli uffici comunali respinsero questa richiesta, motivandola con quanto previsto dalla legge della Lombardia relativa agli allevamenti. Sostanzialmente si diceva, siccome viene richiesto un ricovero per degli animali, questo ricovero è troppo vicino alle case e all'abitato, pertanto non possiamo, visto che c'è una legge regionale, non possiamo concedere questo spazio all'associazione. E questo è stato un vero peccato, sia perché l'associazione in sé si poneva l'obiettivo di portare l'equitazione a Sesto San Giovanni e di sfruttare l'utilizzo dei cavalli per scopi anche di volontariato e di benefici sociali. E poi perché a noi torna, purtroppo quell'area a noi è cara per un'altra ragione, perché c'è l'inceneritore. E ci risulta difficile capire come sia possibile dire di no ad un'associazione che fa equitazione perché è vicina all'abitato e dire invece di sì all'inceneritore. Tornando sempre sul discorso dell'inceneritore, la vicinanza della tensostruttura
appunto all'inceneritore e alla tangenziale a noi personalmente preoccupa non poco. Ci auguriamo che dal momento che in quell'area andranno ad allenarsi delle giovani ragazze e dei giovani ragazzi, la nostra amministrazione voglia e spero possa di conseguenza impegnarsi a monitorare più puntualmente, magari coinvolgendo l'ARPA, di cui se ne parlava poco fa nell'interrogazione presentata dal consigliere Vavassori, la qualità dell'aria in quell'area. Un suggerimento, anche se supponiamo di non essere i primi a darvelo e siamo sicuri che non sia di così facile realizzazione, sempre come diceva poco prima l'assessore Iannizzi, sarebbe quella magari di spostare il gabbiotto di controllo dell'area che è posizionato di fronte alla Villa Zorn e spostarlo magari in una zona più limitrofa al centro sportivo. Siamo sicuri che magari in quella zona possa svolgere il proprio lavoro in una maniera più puntuale. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Chiesto la parola il consigliere La Miranda, ne ha parola. Prego. Grazie signor Presidente. Ma l'intervento sicuramente non può non vedere con favore un tentativo di riqualificazione di un'attrezzatura sportiva in grave situazione gestionale e anche strutturale. Ricordo solo che qualche anno fa è addirittura stata concessa temporaneamente a Mediaset proprio per capitalizzare a livello economico e di bilancio e quindi levando addirittura la funzione all'epoca che era stata data inizialmente dalle precedenti amministrazioni. Nel magnificare l'intervento devo però ricordare che in quest'Aula qualche anno fa, credo almeno 4 anni fa, ci fu una forte polemica con l'allora assessore Urro, o qualcuno dirà sì vabbè, però in sostanza all'epoca polemizzammo molto soprattutto su qualcuno che ha richiamato della questione delle piscine. All'epoca soprattutto portammo in discussione anche alcuni contratti stipulati da amministrazioni di centro-sinistra dell'area del sud di Milano, dove dimostrammo documentalmente come appunto queste forme che attualmente oggi vengono proposte di intervento fossero già praticate da tempo da altre amministrazioni di colore politico affine a quella all'epoca della giunta Oldrini, non che sia diverso da quella attuale, però era per dire che è un momento storico, dove sostanzialmente c'era un intervento del soggetto privato non solo di gestione della struttura, ma anche di manutenzione e di miglioramento della struttura medesima, quindi di una riqualificazione. E tale intervento fu fatto in chiave polemica che in quel periodo elargivamo nuovamente moltissimi soldi del nostro bilancio a interventi manutentivi su queste strutture che di fatto, come sappiamo bene, poi sono interventi manutentivi temporanei che servono per i pochi mesi per cui viene aperta la piscina anche gli altri interventi, ma che non sono il tipo che non sia solo poi, per quanto riguarda poi le modalità con cui viene assolto l'onere, diciamo il canone, l'onere impropriamente del diritto di superficie, queste sono modalità che via via, vabbè, possono essere condivise, non condivise, l'amministrazione fa una scelta, anziché introitare le somme specifiche, preferisce avere interventi di manutenzione su parti della struttura che non attengono, non investono propriamente il diritto di superficie. Devo dire che questa è una scelta più che legittima, speriamo che poi ci sia anche un controllo corrispondente, che è il controvalore economico di quello che oggi viene negoziato, tra qualche anno non ce ne si dimentichi e quindi si diventi un refuso rimasto solo scritto e poi non attuato, perché spesso abbiamo visto in passato che poi c'è dimenticanza nel controllo da parte dell'amministrazione della effettiva regolarità dello svolgimento delle proprie convenzioni. Non vado qui a citarne altre, ma ne ho molte in testa che non sono state tecnicamente rispettate in ogni condizione negoziale. Quindi io quello che chiedo all'amministrazione è di fare chiarezza, almeno per quanto mi concerne personalmente, in particolar modo, e di fornirmene copia
dell'atto di provenienza, in modo da potermi, tra virgolette, tranquillizzare che ciò che si va a votare, ciò su cui io devo assumere una decisione, sia corroborato e supportato da un atto negoziale idoneo a consentirmi anche di stabilire che l'atto, che il bene che era prima indisponibile adesso può diventare disponibile. Ultima annotazione, non ho visto nessuna nella delibera eccetera un passaggio anche che secondo me è doveroso, o forse il segretario comunale lo dà per implicito, anche di trasmissione dell'atto della delibera al controllo della Corte dei Conti, perché passando da un bene indisponibile a un bene disponibile mi sembra di ricordare che questi atti debbano andare anche al controllo della Corte dei Conti. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Sì, grazie Presidente. Io solo per fare un brevissimo chiarimento, per dire due cose, perché sono state dette e credo che sia giusto dire alcune cose. Mi riferisco all'intervento della consigliera Franciosa in merito a Trotto Passe Galoppo. Siccome ho seguito di recente, sono stata invitata da questa associazione a degli incontri proprio per le loro esigenze, le loro richieste sul territorio si estese, per illustrare anche quello che hanno fatto, con chi l'hanno fatto, eccetera. Devo dire che Passo Trotte Galoppo aveva fino a poco fa una convenzione col comune di Sesto San Giovanni nella media valle dell'Ambro, convenzione che dopo l'incontro che hanno avuto con l'assessore Iannizzi e gli uffici sta per essere rinnovato, con anche delle proposte futuribili interessanti su eventuali cascine, quindi strutture in mattoni presenti nel parco della media valle dell'Ambro. Quindi diciamo che questa relazione con Trotto Passe Galoppo non è stato un no e non c'è stato più niente, ma c'è un lavoro interessante. Quest'estate sono stati un po' il baluardo, non so chi era qua ad agosto, io purtroppo c'ero, andavo al parco della media valle dell'Ambro e loro veramente erano lì sul territorio, meno male che c'erano perché c'era qualcuno nel parco. Quindi sicuramente è un lavoro importante quello che fanno, e messo in quella zona a mio avviso è meglio, nel senso che si possono fare altre cose. Grazie Presidente. Grazie alla consigliera Pietra. Se non ci sono interventi, ha chiesto la parola il consigliere Capo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un tema sicuramente importante che il nostro Consiglio ha affrontato più volte, ricorderete che è stato uno dei primi temi portati dalla nostra lista civica in Consiglio Comunale. È un piacere sentire da parte di alcuni consiglieri comunali dire che occorre cambiare rotta, quindi investire senza finanze dando spazio ai privati, perché di fatto questa è la ricetta migliore anche per combattere i momenti di crisi che attanagliano le società sportive. E quindi è veramente un punto di partenza. Io spero che sia un punto di partenza, infatti noi siamo favorevoli a questa iniziativa, un punto di partenza perché significa creare anche un precedente nella nostra città. Significa guardare oltre quelle che sono le singole particolarità, significa anche dare spazio agli sport minori. Oggi ci sono alcuni sport che hanno una grande e una grossa funzione educativa. Recentemente è stato pubblicato, ho letto su una rivista scientifica, dei dati dell'Università di Verona, dove hanno studiato che gli sport minori sono il miglior accompagnamento per i giovani, in quanto la capacità di apprendimento scolastico è inversamente proporzionato all'impegno negli sport minori, che non sono sport dove c'è l'impegno, dove c'è la creazione di valori. Infatti creare i valori per i giovani credo che sia la vittoria più bella per quanto riguarda lo sport. Quindi ci sono sicuramente una serie di elementi positivi, come ha detto anche nell'appassionato intervento la collega Pastorino, che so che è tanto attenta a questo tema e si è battuta per questo obiettivo. Giustamente ci sono anche degli elementi negativi che in una diatriba politica di parte potremmo evidenziare, ma ripeto, sono ben maggiori quelli positivi. Forse quelli negativi possono essere visti nella rapidità o nella poca rapidità con cui si è giunti nel dare questi spazi ad una società sportiva che porta un valore aggiunto al territorio. Sapere che dei nostri cittadini devono andare in trasferta
a mezzo rissone è una cosa poco piacevole, quindi l'auspicio è che l'amministrazione, anche con le prossime iniziative di carattere sportivo che possono riguardare altre aree che devono essere riconvertite e riqualificate con l'aiuto dei privati, e ripeto, secondo me questo è un punto di partenza ed è un bel precedente, ovviamente ci possa essere una maggiore rapidità nell'espletamento di quelle che sono le pratiche burocratiche. L'altro aspetto, forse non totalmente positivo, è il vincolo che andiamo a creare con la cessione di quell'area in diritto di superficie che va a blindare tutta l'area di riqualificazione, ma sono certo che, poiché negli interventi da parte di alcuni consiglieri della maggioranza è stato affermato che è una riqualificazione in parte di un'area molto più ampia, ci sia l'ambizione e la voglia da parte della maggioranza, e noi siamo disponibili a collaborare per quanto riguarda il raggiungimento di questi obiettivi, in un progetto un po' più ampio, cioè una riqualificazione globale, quindi pensare anche alla medicina dello sport, perché no, pensare anche a delle attività di sport minori che possono essere di libero accesso per i disabili, perché oggi a Sesto dobbiamo fare anche dare questo tipo di apertura, visto che abbiamo parlato di disabilità spesso in questo consenso. Ecco, questa è la panoramica che ci porta come lista civica ad essere favorevoli con le osservazioni che ho mosso e a riconoscere in maniera molto chiara, pur essendo opposizione, che quando c'è una proposta positiva noi la accogliamo e siamo disposti a sostenerla con favore. Sono un po' perplesso dopo l'intervento da parte del consigliere La Miranda, che devo dire ha posto un problema formale, a mio parere non dico insormontabile, ma credo che debba portare tutti ad una seria riflessione, perché io sono per l'assoluta trasparenza, io credo che ci si debba guardare negli occhi e dire le cose come stanno. Quando si parla di titoli di provenienza o comunque della certezza di titoli di provenienza, francamente, visto che anch'io faccio il mestiere dell'avvocato, devo dire che andando ad approvare degli atti di natura pubblica mi fermo e chiedo anch'io, ma perché viene posto questo tipo di domanda? Quindi vorrei capire qualcosina di più da parte dell'assessore o da parte della giunta, se ha interpretato o se c'è qualche problema di carattere formale, perché ne parlavo con il collega durante i lavori della commissione. In effetti, su quella parte lasciata in bianco, durante la relazione del tecnico è stato detto che si attendeva il testo definitivo. Questo è una circostanza che ricordo a memoria. Quindi sul piano sostanziale di merito, massima apertura, il nostro voto è favorevole, come è stato favorevole per altre iniziative di apertura allo sport verso i privati, perché questa è una funzione sociale fondamentale, però chiediamo di avere contezza e certezza di quel tipo di osservazione da parte del consigliere. Grazie. Ma sì, allora facciamo subito rispondere al segretario, dopo interviene il consigliere. Va bene, Cremonesi? Allora, la parola al segretario per non chiedere sulla questione specifica del consigliere Capone. Vado rapidissima, però. Allora, il primo punto è che c'è un passaggio del provvedimento deliberativo che prevede il passaggio, quindi il declassamento dell'area da patrimonio indisponibile a bene afferente al patrimonio disponibile. Questa come precondizione poi per il riconoscimento, la costituzione di diritto di superficie in favore del concessionario, ed è il passaggio 2 della relazione che diventa sostanzialmente dispositivo della delibera. Quanto invece all'articolo 7 della bozza di convenzione, l'articolo 7 non fa altro che riprodurre un passaggio che nei rogiti in cui si dispone di diritti reali l'ufficiale erogante pone, perché nel momento in cui dispongo di un diritto reale su un bene immobile è necessario che dichiari i titoli di provenienza che sono verificati dall'ufficiale erogante. In questo schema è riportata anche quella parte, perché insomma l'ufficio legale nello stendere la bozza, nella collaborazione alla stesura della bozza, ha riportato anche questo passaggio, che in genere è soltanto nella versione che viene poi firmata completamente. Quindi è una formula di rito, che però chiaramente fa anche sostanza, nella quale dovranno essere riportati nel momento in cui si va a firmare l'atto anche i titoli di provenienza dell'area, insomma. Per cui non è una cosa particolare e non ci sono qua i titoli perché c'è qualche problema particolare, insomma, ma perché nell'ambito del rogito
il notaio, comunque l'ufficiale erogante, dovrà riportare i titoli. Grazie al segretario. La parola al consigliere Cremonesi. Prego. Sì, grazie Presidente. Io non volevo intervenire, farò un intervento molto veloce sulle tematiche sportive, visto che è già stato detto più o meno tutto. In prima battuta si è parlato del centro di medicina sportiva, che secondo me deve essere un punto di partenza, e in questa questione del Manin deve essere anche un valore aggiunto. Io mi collego anche alle parole di Moreno Nossa, anche perché la questione medica è importante. Ad esempio c'è anche a febbraio c'è stata anche una delibera della regione per quanto riguarda ad esempio i defibrillatori e dei corsi anche specifici per le società sportive. Quindi questo deve essere un primo passaggio verso una maggiore tutela degli atleti. In secondo luogo va bene la tensostruttura, anche se io non sono un amante delle tensostrutture, perché secondo me sono delle, chiamiamoli edifici, dove comunque d'estate fa molto caldo e d'inverno si spende molto per il riscaldamento. Quindi quello che si deve ipotizzare nei prossimi anni è anche una sfida verso l'ammodernamento di tutti questi impianti sportivi a livello ecosostenibile, quindi magari con dei pannelli solari, valutando molte importanti azioni di risparmio energetico, e questa deve essere una vera sfida anche per gli anni dopo. Terzo punto, che è un punto che mi sta molto a cuore, è il fatto che comunque serve anche una pista ciclabile verso il campo Manin, adesso che comunque si sta alimentando molto di sport, quindi ve lo chiedo ufficialmente. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Se non ci sono più interventi, passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle. Ah no, c'è Romanello. Consigliere Romanello. Prego, la parola, prego. Da questo già, ma ci spendiamo di posto. Ma prima volevo fare una semplice osservazione al consigliere Lamirana, no? Che ci ha fatto tutto quel discorso sul patrimonio disponibile e indisponibile. Io mi sono anche un po' spaventato, oddio, poi alla fine bastava leggere il punto 2 della pagina 2, quindi della relazione, cioè voglio dire, quando facciamo diciamo delle cose, almeno leggiamo gli atti, almeno quello, poi dopo possiamo dire quello che vogliamo, ci mancherebbe, ma almeno la lettura degli atti prima di venire qua dobbiamo farla, se no ci spaventiamo per niente alla fine. Allora, io volevo parlare del Manin, inutile ribadire l'importanza dello sport, se ne è già parlato. Manin nasceva a metà degli anni 80, io in quell'epoca militavo in una società sportiva che avrebbe poi utilizzato il Manin. E mi ricordo l'emozione che provammo un po' tutti ad andare a giocare a questo stadio, insomma all'epoca sembrava il Maracanã, il Santiago Bernabéu, qualcosa di immenso, era stato presentato così. Poi in realtà prima di iniziare il campionato mi mandarono via, non ci andai neanche più a giocare. Però questo per dire che il centro sportivo non è solo un centro sportivo, è qualcosa di importante, qualcosa che ci portiamo dietro. Per chi fa sport capisce l'importanza di avere un adeguato centro sportivo, perché è una cosa che ti porti dietro tutta la vita, i ricordi che macini poi dentro l'attività che fai. Quindi adesso portiamo avanti questa nuova offerta, allarghiamo l'offerta del Manin. Questo è molto importante anche, perché quello è un centro strategico dal mio punto di vista. Come si è già detto, arriverà la Bergamella, c'è il parco della Media Valle dell'Andro.
quindi può diventare un nuovo centro della città, un centro che nasce alla periferia della periferia. Ed è importante fare un lavoro di progettazione sul medio-lungo periodo perché diventi qualcosa di importante. Ora io non sono dell'idea che bisogna fare tutto e subito. Tutto questo ci vuole tempo, ci vogliono soldi, ci vogliono persone, ci vuole motivazione. Quello che vedo, e me ne sono occupato anche direttamente, è che a Sesto, ma credo anche poi anche in altre città, c'è un grande movimento di persone che vuole mettersi in gioco e offrire il proprio contributo senza chiedere nulla in cambio. In questo momento al Manin c'è una società di rugby, io li ho conosciuti personalmente, c'è una società sportiva che fa calcio, c'è la boxe, ci sono quelli del centro medico sportivo. Ecco, quelli del rugby si sono messi a ristrutturare parte del Manin. Ora è impensabile che l'amministrazione possa arrivare a fare tutto per tutti, però importante è che l'amministrazione metta nelle condizioni di chi vuole fare che lo possa fare, quindi anche snellendo quelle che sono le procedure, affidandosi a persone serie, a persone che vogliono comunque lavorare per il bene comune. E in questo momento ci sono sul Manin delle persone serie che stanno cercando di costruire qualcosa. Il nostro compito è quello di avere una visione più lunga, è quella di arrivare, diciamo così, ad avere una progettualità, qualcosa che ci faccia dire nel 2017, però per lo sport anche noi abbiamo fatto il nostro compito. Questo è importante. Io cito il Manin, però chiaramente le situazioni sono assolutamente identiche per altri centri sportivi. Quindi quello che chiedo, cominciamo con questo passo, ma cerchiamo di sviluppare appunto una progettualità e sfruttiamo le risorse che ci sono sul territorio, di persone che vogliono dare il proprio tempo e la propria disponibilità per il bene comune. Grazie consigliere Romaniello per il suo intervento. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Allora riteniamo questa proposta e questo intervento positivo in quanto è una soluzione di gestione, non un tamponamento momentaneo. Speriamo e crediamo che sia la strada giusta per affrontare l'annoso problema dello sport a Sesto, che vista la mancanza di fondi e di soldi da parte dell'amministrazione ha come unica strada probabilmente quella di aprire all'intervento e all'aiuto dei privati. Anche se parlare di privato per GEAS, anche se nella realtà così è un po' sui generis perché tutti lo associamo alla realtà nostra del comune. La speranza è che questa sia la direttrice anche per il futuro e che quindi anche a privati diversi da quelli che associamo direttamente a noi sia permesso di contribuire nello stesso modo. Chiediamo inoltre di poter essere aggiornati su quello che nella delibera viene definita la seconda convenzione che definirà le modalità di gestione che si avrà poi sull'impianto. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Se non ci sono più interventi, come sappiamo passerei subito, perché è stato presentato un emendamento a questa delibera presentato dal Movimento 5 Stelle. Quindi, scusa, la parola all'assessore. Prego. No, è vero, ho fatto 10 anni senza parlare. Probabilmente è diventata un'abitudine non sentire la voce, però prima svolgevo un altro ruolo. Io ringrazio coloro che sono intervenuti, anche perché a parte qualche sottolineatura, qualche rilievo, qualche critica, tutto sommato minima, il gradimento è stato abbastanza diffuso, io di questo vi ringrazio, ma non è che è tutto merito mio. Diciamo che il merito è da condividere con chi ha fatto l'offerta.
È un'offerta che tra l'altro esisteva già dall'anno scorso, perché questa delibera è successiva a una delibera di giunta del febbraio-marzo dell'anno scorso. Abbiamo scontato, voglio raccontarla tutta, abbiamo scontato dei ritardi e io mi assumo la responsabilità di questi ritardi con le ragazze che fanno questo tipo di attività, perché loro si aspettavano dei ritardi rispetto alle loro aspettative, si aspettavano che la cosa venisse chiusa naturalmente prima. Purtroppo le cose da prendere in considerazione, da valutare, alla luce anche del dibattito di questa sera, sono 1001 per poter presentare un atto che sia formalmente il più corretto possibile, onde non mettere in difficoltà nessuno, sapendo che la condivisione di un progetto del genere è diffusa. Cioè, chi potrebbe dire sono contrario al fatto che lì venga installata una struttura per l'attività di ginnastica? Penso nessuno, si trattava solo di costruire l'atto in modo compiuto, formale e formalmente corretto. Questo siamo arrivati a compimento, io sono sicuro che a questo punto GEA sa tutti gli elementi per poter realizzare questo impianto. Su chi diceva che naturalmente sarebbe anche opportuno che quando si fanno queste ristrutturazioni si potessero installare impianti, mi pare il consigliere Cremonesi, no? Con risparmio energetico, eccetera, ad esempio rispetto al progetto originario, che risale comunque a quasi 2 anni fa, GEAS sta facendo un ragionamento se è possibile installare una struttura che preveda dei pannelli fotovoltaici, che quindi possano rendere la struttura stessa abbastanza autosufficiente, con forse la possibilità anche di ricavare qualcosa. Non so come arriverà a compimento il progetto finale, però stanno ragionando anche in questi termini. E l'installazione di questa, come dire, di questa struttura all'interno di questo impianto ha solo elementi positivi. È un impianto posto alla periferia della città, che è stato anche oggetto di una presenza di disagio sociale per la città, visto che era ridosso proprio dell'estrema periferia della città e quindi era frequentata anche da persone che non hanno abitazione. Occupandola con questa struttura, come avviene in genere per tutte le strutture un po' abbandonate e dismesse, il problema lo si risolve nel momento in cui lo si occupa, e lo si occupa con funzioni tra l'altro di pregio, come in questo caso. Abbiamo mantenuto intatto la funzione di questo centro, che è una funzione sportiva. Lì ci sono tutte quelle attività che sono già state richiamate, la box che citava anche il consigliere Romagnello è un'altra di quelle attività sportive che lì c'è. Non so se ci sono già o arriveranno comunque a breve anche il pedale sestese, che sfrutterà la pista che è stata inutilizzata e che ormai è ammalorata dell'atletica che gira intorno al campo per far girare i ragazzini con la bicicletta. Quindi se a sport si somma sport, con il centro di medicina sportiva che ha un'altra funzione finalizzata allo sport, io direi che è la migliore soluzione possibile, pensando che sono possibili cose da fare passo dopo passo. Io sono abbastanza prudente, non ci aspettano 5 anni di costruzioni e di impianti faraonici. Io sono disponibile a tutti i privati che hanno una proposta nel cassetto e che intendono sottoporla all'amministrazione per un migliore utilizzo di qualsiasi impianto che noi abbiamo in città. Il privato che ha questa disponibilità di progetti, che è una disponibilità finanziaria, io la valuto. Ma sono ancora più interessato laddove è possibile fare attività sportiva con il contributo dei singoli cittadini. L'esperienza del rugby che è stato citato è splendida sotto questo punto di vista. Questi sono dei signori che fanno un'attività sport minore, tra l'altro uno sport che mi pare sia in ascesa, perché a parte i successi della nostra nazionale, piccola cosa, però non siamo più gli ultimi del regno, qualche cosa anche loro hanno conquistato. Ho visto anche l'altro giorno, mi pare all'Arena di Milano, c'è stato un mega torneo che è durato tutto il giorno, questi ragazzini nella palta, è il termine esatto, nella palta si buttavano a rubarsi questa palla ovale,
ma erano anche in parecchi, erano. E quindi queste persone qui hanno portato questo sport a Sesto che non c'era e hanno dedicato il periodo estivo, cioè agosto, io sono andato a trovarli, per rimettere a posto gli spogliatoi che sono quelli in fondo, quelli verso via di Vittorio, non quelli in cima. Li hanno risistemati, ripuliti, hanno fatto l'allacciamento dell'acqua. Io devo dire grazie ai cittadini. L'amministrazione non ci ha messo nulla, ma quello che vorremmo, che venisse accolto dai cittadini, è che proprio abbiamo bisogno della loro disponibilità. Ci sono competenze, a me se mi mettete a rifare un impianto elettrico faccio saltare l'illuminazione comunale, quindi non chiamatemi per questo, però ci sono cittadini che hanno competenze di questo genere e che hanno anche grande disponibilità, e nello sport se ne trovano tantissimi, perché lo sport sopravvive soprattutto grazie al contributo dei genitori o dei dirigenti non genitori che accompagnano ogni volta a destra e a sinistra questi ragazzi. Noi abbiamo bisogno dei cittadini per poter garantire un'attività sportiva degna, dignitosa della storia di questa città. Io non ho molti soldi da impegnare per lo sport, ve lo dico subito, ma perché a fronte di un calo di risorse economiche, di trasferimenti dello Stato, c'è un aumento spaventoso dei bisogni primari. Quindi non so quando andremo a discutere di bilancio 2013 quali saranno le priorità, però ve lo lascio immaginare. Siamo tutti grandi e vaccinati, intelligenti, da capire che ci sono certi servizi alle quali non si può assolutamente rinunciare. Per altri bisogna fare di necessità virtù. Allora io chiedo ai cittadini, chi ha queste disponibilità, chi ha questa possibilità, che la metta a disposizione, perché ne faremo un buon uso, e faremo un buon uso a favore della comunità. Resterà una traccia per tutta la comunità. E così noi riusciremo, ma ripeto, senza mettere in campo progetti faraonici, non è il momento dei progetti faraonici, però con il contributo di tutti possiamo fare cose dignitosissime. Quindi io, visto che stasera abbiamo anche diversi cittadini, visto che le sedute vengono ascoltate e replicate anche ai cittadini, chiedo ai cittadini che hanno queste possibilità di mettersi a disposizione. Guardate che tra l'altro, e chiudo con questo breve scenario, immaginatevi la città di Sesto San Giovanni. Noi abbiamo i nostri impianti sportivi che sono tutti collocati alla periferia della città. Pensate alla zona Carmenlongo, Breda, eccetera, è la porta d'ingresso da Milano, Bresso e così via. Se guardate dall'altra parte, è la porta d'ingresso da Monza, abbiamo il Palasesto e il centro Boccaccio. Abbiamo il Manin, che è la porta d'accesso da Cologno, e abbiamo il campo Lega Giovanile in zona Cimitero Vecchio, che è l'altra porta che arriva da Crescenzago. Il fatto che abbiamo questi centri alla periferia della città, non so se è una scelta voluta o una scelta casuale, però è una bella scelta, è una bella fortuna, perché vuol dire che riusciremo, riempendo questi spazi sportivi, riusciremo a occupare questa periferia ed evitare quelle situazioni che vengono riconosciute sempre di degrado alle periferie, con delle funzioni intelligenti, perché lì ci andrà il cittadino che esce magari dalla città, ma per andare all'impianto che risulta a distanza di un paio di chilometri. È una scelta che ci è stata data da chi ci ha preceduto, non so quanto voluta, ma comunque sfruttiamola, perché è una buona opportunità, ma anche per chi arriva dalle altre città, il fatto di entrare in una nuova città con un impianto sportivo, con tutto quello che ci sta dietro lo sport, l'avete detto benissimo voi stasera nei vostri interventi, sport, salute, educazione alla comunità, educazione al rispetto delle regole e via cantando, è quanto di meglio una città si potrebbe augurare. Quindi grazie del contributo dei cittadini che ci hanno messo del loro, e aspetto il contributo dei prossimi. Grazie. Grazie all'assessore Gagliani. E adesso analizziamo l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego la consigliera Franciosi se vuole illustrarlo. Grazie. Sì, grazie Presidente. Allora, l'emendamento non è nato più da un'esigenza, sempre solita parola, trasparenza, rendere tutti edotti delle scelte della Giunta, eccetera. Abbiamo ritenuto
visto che tra i documenti allegati alla delibera c'è giustamente una bozza di convenzione, non ci aspettavamo sicuramente di vedere la convenzione finita, perché è proprio questione di gli atti si presentano in questa maniera, però ci siamo sentiti in dovere di chiedervi quantomeno alla fine, quando la convenzione sarà completa e firmata dalle parti, di ricevere la copia finale anche semplicemente in forma scritta e abbiamo ritenuto di dover apportare questa modifica al punto 4 della delibera. A maggior ragione a questo punto, dopo l'intervento del consigliere La Miranda, riteniamo che determinati dettagli della convenzione è giusto che vengano a conoscenza anche poi dei consiglieri, visto che poi il Consiglio Comunale non prende decisioni in merito alla convenzione. È semplicemente questo, una richiesta di avere copia dell'atto finale, che questa richiesta venga messa agli atti. Grazie. Grazie. Sono aperti gli... Sì, per carità, nulla osta da parte della Giunta ad accogliere questo emendamento. Era un atto che comunque sarebbe stato a disposizione di qualunque consigliere nel momento in cui sarebbe stato steso e compilato. Però va benissimo, ci mancherebbe. Grazie. Qui. No, il problema dell'assumere la Giunta, non fatemi fare il Presidente, è l'ordine del giorno quando viene scritto l'emendamento, l'abbiamo visto prima, o viene trasformato in un ordine del giorno ma poi comunque andrebbe votato. Chiedo scusa Presidente, ho fatto un po' di cinema. Quindi allora, se qualche consigliere vuole intervenire per una dichiarazione di voto sull'emendamento, altrimenti passiamo alla votazione dell'emendamento. Quindi sottopongo a votazione l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle. Prego, inizio votazione. Sì. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24. Il Consiglio approva. A questo punto, come previsto dal regolamento, procediamo con la dichiarazione di voto sulla delibera generale. Giovani se stesso, la consigliera Iose, prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, permettetemi una piccola frecciatina, questa delibera è un ritorno nella giusta direzione dopo un piccolo sbandamento, quindi con sollievo votiamo favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, noi voteremo a favore per quello anticipato nell'intervento. Una piccola precisazione, secondo noi la ginnastica artistica non è assolutamente uno sport minore. È forse uno sport minore a livello di ridondanza mediatica e soprattutto televisiva, ma a livello di chi fa sport e a livello di chi lo pratica non è assolutamente minore. Ci sono moltissimi atleti che fanno questi tipi di sport. Al di là di questo, noi votiamo sicuramente favorevoli, perché è una delibera in cui vince lo sport, vince il comune non tirando fuori una lira, di conseguenza vincono i cittadini e vince una comunità, che secondo noi è la cosa più importante. Grazie. Grazie. Gruppo misto, consigliere Landucci. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, votiamo a favore. Grazie. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Sesto nel cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, una piccola precisazione, collega Nossa, io ho parlato di sport minori perché in commissione è stato presentato come un progetto che valorizzava gli sport minori, quindi ho riportato quello oggettivamente. Ben lieto e prendo nota della sua affermazione favorevole. Grazie.
Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Astenuto per le ragioni tecniche espresse. Sì, un attimo. Prima il capogruppo del Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Favorevoli, grazie. Allora, la parola al consigliere Di Stefano, perché sì. L'articolo 77 del regolamento prevede che i consiglieri possano esprimere il voto differente al proprio gruppo. Prego. Appunto, io voterò favorevolmente. Grazie. A questo punto sottopongo la votazione la proposta di delibera della stesura definitiva e dell'emendamento approvato. Prego, inizia votazione. Hai votato contro? Guarda che glielo dico. Guarda che sono... Consiglieri presenti, 23, contrari nessuno, astenuto 1, favorevoli 22. Il Consiglio approva. Un attimo di attenzione perché questa delibera è immediatamente si richiede l'immediata eseguibilità, quindi iniziamo con la seconda votazione. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. Allora, come secondo punto, mettiamo subito in votazione per l'approvazione del verbale della seduta consiliare del giorno 18 febbraio, ore 12. Quindi votiamo il verbale. Inizio votazione, prego. Votiamo per il verbale del 18 febbraio. Fine votazione. Presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva all'unanimità. A questo punto trattiamo le mozioni come tale anche allegato. Allora procediamo con la mozione numero 1. Vi ricordo che le mozioni che riguardano fatti ed argomenti simili vengono trattate in modo congiunto. Quindi la prima è del consigliere Di Stefano, relativa alla valorizzazione del commercio del vicinato, eliminazione e riduzione della monetizzazione parcheggi per attività di somministrazione cibi e bevande. Prego. Sì, grazie Presidente. Io faccio da subito una premessa che non so se agli atti anche gli altri consiglieri ce l'hanno, anche lei come Presidente. Apporto delle modifiche prendendo le osservazioni del gruppo di maggioranza, dei gruppi di maggioranza, alla mia mozione, quindi per velocizzare procedo a leggerla così come sarà. Allora, valorizzazione commercio di vicinato, eliminazione, riduzione della monetizzazione parcheggi pertinenziali per attività di somministrazione di cibi e bevande. Allora, considerata la variante normativa alle norme tecniche di attuazione del piano delle regole e del piano dei servizi del vigente PGT, che ha introdotto modifiche alla disciplina inerente alla dotazione di parcheggi pertinenziali indotte dall'insediamento sul territorio comunale di attività commerciali,
per la somministrazione di cibi e bevande, valutata la monetizzazione compresa tra i 210 euro e i 240 euro al metro quadrato, calcolato sui 2/3 della superficie lorda pavimentale, valutata inoltre che se un soggetto giuridico, ad esempio, dovesse aprire un bar anche in periferia con una struttura di 90 metri quadrati, dovrà pagare, facendo il calcolo sugli importi prima definiti, 14.400 euro, una tantum. La normativa prevede la moltiplicazione appunto dei 240 euro al metro quadro calcolati sui 2/3 della superficie lorda pavimentale, pertanto 240 per 60, questo è sempre l'esempio, sono 14.400 euro, una tantum che chi volesse aprire un'attività di somministrazione di cibi e bevande deve aggiungere oltre a tutti gli importi e le risorse stanziate per l'avvio dell'impresa. Ritenuto pertanto che tali importi, definiti come monetizzazione, disincentivano qualsivoglia forma imprenditoriale senza risolvere il problema del traffico e della sosta, che sono i motivi per i quali poi sono stati introdotti il balzello, è stato introdotto il balzello relativo ai parcheggi pertinenziali. Ritenuto inoltre che l'amministrazione comunale in una fase di crisi economica ed occupazionale vuole agevolare forme di avviamento e sviluppo di impresa, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni si impegna ad intraprendere iniziative a favore della valorizzazione imprenditoriale, delle politiche attive per il lavoro, della sicurezza urbana e qualità cittadina con particolare attenzione per le aree periferiche, ed inoltre impegna il Sindaco e gli assessori competenti ad attivare le commissioni consigliari competenti, nello specifico la prima e la seconda commissione, per avviare in tempi rapidi un percorso di modifica dei regolamenti vigenti al fine di semplificare, agevolare e incentivare l'avvio di nuove attività di somministrazione di beni e servizi, valutando la possibilità di eliminare o ridurre gli spazi a parcheggio e o conseguente monetizzazione. Allo stesso modo si impegna il Consiglio e l'amministrazione ad avviare un percorso più ampio di progettazione strategica di azioni volte al sostegno del commercio di vicinato della città. Riprendo la parola. Allora, l'ho letta, non so se ve la devo portare con le modifiche, sì, immaginavo.
Sì, allora, sì, grazie al consigliere Di Stefano. Sono aperti gli interventi su questa mozione. Allora, se non ci sono interventi, consigliera Iosa ha chiesto la parola, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, ma in riferimento a questa mozione la mia idea è quella che se i parcheggi pertinenziali legati a un'attività di somministrazione vengono richiesti per i disagi che le attività possono creare ai cittadini, monetizzando che cosa viene risolto? Non penso che dare dei soldi in cambio dei parcheggi o non si dà la possibilità di aprire oppure comunque i soldi non risolvono il problema. Poi volevo fare una domanda. Dal momento in cui questa cosa è entrata in vigore, è già stata messa in pratica, quante persone hanno versato oneri al posto dei parcheggi e che cosa ne abbiamo fatto di questi soldi? Cioè, la mia idea era che in realtà questi soldi avrebbero dovuto essere messi da parte per creare eventualmente nuovi parcheggi. Se ne sono stati versati, mi piacerebbe sapere che cosa ne abbiamo fatto. Poi come punto di vista imprenditoriale non penso che sia l'imprenditore che si debba preoccupare di pagare per venire a lavorare sul nostro territorio, dovrebbe essere la città nel tempo, naturalmente coi modi, perché non è che possiamo fare 200 parcheggi in due giorni, che comunque si attrezza per fare in modo che la città sia appetibile, la città sia desiderabile da parte dell'imprenditore, l'imprenditore decida di venire a lavorare sul nostro territorio. Mi è sembrato di capire che la mozione di Di Stefano e la mozione dell'Antonioli siano state, dei due consiglieri, scusatemi, siano state unite. Io penso che questa mozione, prima di passare dalla Commissione 1 e dalla Commissione 2, sarebbe più corretto che passasse dal tavolo di lavoro che è appena stato costituito, anche perché al suddetto tavolo l'assessore ci spiegava che è stato dotato di tecnici che comunque potevano darci delle risposte molto più rapide di quelle che invece abbiamo avuto negli anni passati. Quindi ritengo che il giusto percorso sia quello di far passare la mozione prima in commissione per avere il parere delle associazioni e degli altri commercianti e rappresentanti di vie che sono seduti al tavolo e che vivono magari la difficoltà e il problema, e poi con i suggerimenti della commissione passi alla commissione 1 e 2 per poter essere analizzata. Personalmente non sono assolutamente d'accordo per la monetizzazione, poi non so se si potrà eliminare, togliere, diminuire. Ritengo comunque che non sia assolutamente risolutiva del problema del disagio che viene che può essere creato alla cittadinanza. Volevo fare un piccolo inciso, visto che ho la parola. In questi giorni è stato detto qual è l'interesse dei giovani sestesi legato al tavolo del commercio a cui partecipiamo. L'interesse nasce dall'aver votato a favore delle linee guida del sindaco il 9 di luglio, convinti che la partecipazione e il contributo costruttivo ognuno di noi potesse darlo secondo le sue affinità e secondo le sue competenze. Il giorno che abbiamo votato a favore delle linee guida abbiamo anche sottolineato che secondo noi non c'era una progettualità inerente al commercio di vicinato, non c'era un'idea di che cosa fare e dove voler andare. Quindi l'unico interesse che c'è, aperta parentesi, legittimo, è stato sottolineato,
da parte dei giovani se stessi e quello di poter contribuire su un tema così importante in questo momento così in sofferenza come quello del commercio. Grazie. Va bene. Grazie alla consigliera Io ci ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Allora, penso che non ci sia nulla in contrario nel fare il passaggio al tavolo del commercio, in quanto quando noi abbiamo iniziato, quando abbiamo preparato la mozione, sapevamo che poi avrebbe iniziato il percorso del tavolo del commercio, ma non sapevamo quando, quindi avevamo presentato questa mozione. Per quanto riguarda appunto i parcheggi, noi chiediamo di valutare la possibilità di eliminare o di ridurre il contributo, quindi passando poi dal tavolo del commercio valuterete come e in che modo, per poi arrivare alla discussione nelle varie commissioni che seguiranno. Quindi penso che non, cioè io sono d'accordo, sono favorevole e da come ho capito anche il consigliere Di Stefano è d'accordo. Grazie. Grazie, un attimo che c'è il consigliere Di Stefano che sta facendo una modifica che dopo ne darà lettura e dopo per i parcheggi risponderà l'assessore Marino. Prego, consigliere Di Stefano, per l'integrazione della modifica, prego. Sì, va benissimo l'osservazione della consigliera Iosa, anche per me, tant'è vero che abbiamo inserito previo passaggio al tavolo del commercio, attivare poi le commissioni 1 e 2, pertanto prima passare al tavolo del commercio. E, giusto una nota, la mozione era stata scritta quando ancora non era istituito il tavolo del commercio, pertanto non era menzionato, grazie. Chiesto la parola al consigliere Vavassori, prego. Sì, grazie Presidente, condivido quanto stato sollevato dalla consigliera Iosa e giustamente ripreso dai consiglieri Antonioli e Di Stefano sul fatto che questo problema venga portato al tavolo del commercio. Io me ne farò carico in qualità di Presidente di quel tavolo per poi fare il passaggio nelle dovute commissioni, la mia commissione insieme con la seconda commissione. Grazie. Se non ci sono interventi farei rispondere all'assessore Marini in merito ai parcheggi. Prego, assessore Marini. Grazie Presidente, due precisazioni. No, la monetizzazione non è affatto risolutiva, concordo con lei, è un'ultima ratio, serve per risolvere i casi in cui i parcheggi, ovvero i servizi, perché stiamo parlando di standard, non sono interamente reperibili in loco o quando non lo sono dal tutto, da questo punto di vista. Soprattutto in questo ultimo caso la questione è che o non si ammette l'insediamento della nuova attività o si ricorre alla monetizzazione, che è un'ultima ratio. Il problema è la richiesta iniziale, cioè se sia corretto e condivisibile richiedere servizi agli esercizi pubblici che non sono tutte le attività commerciali, sono i bar, i ristoranti, eccetera, eccetera, in maniera così consistente come indica il nostro piano dei servizi. Forse da questo punto di vista un ripensamento generale su quello che è il tema poi del metabolismo urbano, cioè di come la città cambia all'interno di ciò che c'è già, cioè degli edifici già esistenti. Per quanto riguarda la seconda domanda, quante volte si è ricorsi alla monetizzazione? No, non so darle risposta precisa. So per certo che in due casi, non mi chieda il nome della via, questo è stato fatto, non penso in migliaia di casi. Dove finiscono i soldi? Finiscono, come tutte le monetizzazioni,
all'interno del bilancio e poi vanno a finanziare le opere pubbliche in generale da questo punto di vista. Su questo tema dei parcheggi per finanziare, dei servizi, forse sì, una riflessione soprattutto legata ai cambi di destinazione d'uso, cioè al diverso utilizzo degli edifici esistenti, forse una riflessione più generale è necessaria. Grazie. Grazie all'assessore Marini. Allora passiamo alla dichiarazione di voto a questa mozione modificata dal presentatore consigliere Di Stefano. No, già l'ha letta. Giovani Sestese, la consigliera Iosi. Grazie Presidente, favorevoli. Grazie. Federazione della Sinistra, Foggette, consigliere Foggette. Favorevole. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci. Favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi. Grazie Presidente, voto favorevole. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Favorevole. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevoli, grazie. Grazie. Quindi inizio votazione. Fine votazione. Presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva all'unanimità. Sì, consigliere Antonioli, per la mozione che trattava l'argomento simile, cosa fa dal numero 8, commercio di vicinato? Sì, no, l'abbiamo accorpata, perché abbiamo concordato insieme e l'abbiamo accorpata. Grazie. Grazie a lei. Allora, passiamo alla mozione numero 2. Presentata dal consigliere La Miranda, relativa all'istituzione dell'albo degli avvocati di fiducia per l'affidamento dei servizi legali, che poi anche qui c'è la numero 9 che tratta lo stesso argomento. Prego, consigliere La Miranda. Grazie Presidente. Ma su questa mozione, nel preannunciarne il ritiro, perché nel frattempo la Giunta ha provveduto in via del tutto autonoma a decidere non solo l'istituzione appunto dell'albo del servizio legale, ma anche a normarne le condizioni di accesso, avendo recentemente pubblicato sul portale le varie tipologie di materia e requisiti, non posso non sottacere in questa sede, comunque in dispolemica con la Giunta, l'esautoramento di fatto del Consiglio Comunale anche su una materia che comunque poteva tranquillamente essere coinvolto nella decisione. Posso dare atto che sullo spunto e sulla mozione, usiamo letteralmente il significato dell'atto consiliare, la Giunta ha preso l'iniziativa che diversamente non sarebbe mai fatta passare per l'anticamera del cervello, perché per 10 anni supinamente ha provveduto a nominare lo stesso studio legale in tutte le materie scibili del diritto e della giurisprudenza, con un esborso che, devo ricordarlo già agli atti, di oltre 850.000 euro, di cui la gran parte anche pagate, ahimè,
per consulenze legate alla possibilità o meno di proporre una querela contro il signor Di Caterina. Quindi da questo punto di vista probabilmente c'è stato un abuso prima dell'affidamento del servizio legale esterno, anche perché ne abbiamo tre noi di avvocati interni e quindi da questo punto di vista bisogna parcellare l'affido esterno. Ma dell'altro, su questo credo che me ne venga dato atto, nella mozione stessa rappresentavo che non si rispettavano soprattutto i parametri della Comunità Europea, dove spesso appunto vengono invocati a sproposito, in questo caso a proposito, soprattutto laddove si parlava e del principio della concorrenza e soprattutto della trasparenza negli atti di nomina. In questo senso, con la delibera che ho visto che è stata fatta dalla Giunta, posso evidenziare sicuramente che si va nell'ottica non solo di una concorrenza con tipologie di offerta che in parte mutuano quelle che erano le proposte, diciamo, che venivano da questo consigliere, che poi peraltro non erano farina del suo sacco, ma semplicemente avevo raccolto i bandi dei comuni qui limitrofi che già da anni hanno istituito il servizio legale, l'albo dei legali, e quindi avevo fatto una specie di sintesi offrendola a questo consiglio, a questa amministrazione. Ma soprattutto si va anche nell'ottica di garantire comunque la qualità, la rotazione e anche un contenimento dei costi della difesa tecnica, che sovente sono necessarie, l'esternizzazione, soprattutto in alcune materie specialistiche, ma ahimè troppo spesso anche, se andate a rileggervi alcune delibere di affido, sono delle mandate esclusivamente al dirigente la determinazione del quantum, spesso in modo del tutto arbitrario. Su questo io credo che abbia fatto bene la Giunta a intervenire, a mettere una pezza e un correttivo a questa mala amministrazione che la Giunta Oldrini aveva caratterizzato il suo periodo di vigenza, perché è evidente che hanno un nome e cognome queste situazioni. 10 anni coincidono esattamente con la Giunta Oldrini. In questo senso quindi ritengo inutile a questo punto che il Consiglio, ahimè, debba discutere su come formare l'albo, su quali caratteristiche inserire e su quali condizioni porre, perché la Giunta ha già deciso tutto per noi. E quindi in questo senso mi vedo costretto a dover prendere atto di quanto e a ritirare la delibera. C'è la delibera, chiedo scusa, la mozione, grazie. Sì, allora risponde il sindaco in merito a questa mozione che lei ha ritirato. No, più che una risposta, una precisazione, una puntualizzazione, va bene, la vis polemica ci sta, è un'area di confronto anche politico, però vorrei ricordare ai consiglieri comunali e soprattutto al consigliere La Miranda che, se non sbaglio, prima di Natale era stata fatta anche già un'interrogazione, forse dallo stesso consigliere La Miranda, dove si chiedeva se l'amministrazione comunale intendesse o no istituire un albo, e lì, nella risposta che era stata data, mi ha detto sicuramente ci stiamo già lavorando, quindi nessuno ha voluto togliere ruolo a nessuno. Se si arriva adesso a discutere della mozione è perché appunto nella costruzione degli ordini del giorno i capigruppo hanno deciso di arrivare ad oggi nella discussione della mozione. E non abbiamo aspettato la discussione della mozione, pensavamo che fosse molto più urgente affrontare appunto il tema dell'istituzione di un albo degli avvocati alla luce proprio anche delle questioni che sono state dette questa sera. Grazie. Grazie al sindaco. Sì, allora... La mozione numero 9, presentata dalla consigliera Antonioli, quindi è simile, se lei vuole anche lei annunciare. Sì, grazie signor Presidente. No, visto che, come ha detto adesso il sindaco, spiegando molto bene che è stato già istituito l'albo degli avvocati, io la ritiro. Volevo semplicemente dire che se non fosse stata fatta saremmo qui a dire come mai non è ancora stata fatta. Dopo l'interrogazione che a suo tempo il consigliere La Miranda aveva presentato, meno male che invece siamo qui a dire che la ritiriamo perché è stato fatto tutto. Grazie. Grazie. A questo punto passiamo alla mozione numero 3, presentata dal consigliere Di Stefano.
relativa all'installazione di centraline di monitoraggio dell'area quartiere Cascinagatti. Prego. Sì, grazie. Mi sembra che a inizio seduta ci fosse stata un'interrogazione del consigliere Valassori sulla stessa cosa. No, e per non ripetere sempre le stesse cose, ovviamente il quartiere di Cascinagatti dal punto di vista ambientale subisce diversi condizionamenti sia per la presenza della tangenziale, sia per quanto riguarda il sito dello smaltimento dei rifiuti e quello che volevo richiedere era la possibilità di predisporre e avviare tutto l'iter anche con ARPA, con Regione Lombardia eventualmente, poi magari l'assessore ci spiegherà qual è l'iter corretto per monitorare maggiormente la qualità dell'aria all'interno del quartiere. In particolar modo io identifico due zone che sono una diciamo in zona Marzabotto, quindi via Pisa Marzabotto, l'altra dall'altra parte di Cascinagatti verso via Carlo Marx o via Fratelli di Dio. Questa è una proposta, volevo sapere cosa ne pensava l'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Di Stefano. Se ci sono interventi su questa mozione. Chiesto la parola il consigliere Romaniello. Prego, è facoltà. Ne abbiamo discusso all'inizio, mi sembrava che si fosse spiegato quali erano le competenze, chi fa che cosa, perché poi il problema delle mozioni è che poi si portano delle cose che esulano un po' da quelle che sono le nostre competenze. Quindi, se vogliamo che si risponda anche velocemente alle mozioni, portiamo delle mozioni pertinenti con quelle che sono le nostre competenze. È di luglio questa. Ha chiesto la parola il consigliere Capone, prego. No, io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, però collega Romaniello non può ogni volta venire a insegnarci come si fa a presentare in consiglio, perché le emozioni mi sembra che siano l'espressione dei consiglieri che portano dei problemi all'attenzione della giunta. Abbiamo lavorato, abbiamo lottato tanto perché ci potesse essere questa forma di democrazia. A me pare che il minimizzare come sta facendo lei non sia veramente confacente al ruolo che lei ricopre. Mi scuso, lo dico, ma con tutta franchezza. Il tema della posta dalla collega, dal consigliere Di Stefano, è un tema invece a mio parere da affrontare, assolutamente importante, perché ha parlato di quartieri che spesso sono dimenticati, cioè quartieri che sono oggi come oggi lontani dal centro, ma non inteso dal punto di vista della distanza, inteso proprio dell'attenzione che dobbiamo portare verso quartieri che sono in forte trasformazione, che già subiscono delle forti tensioni, sono sottoposti a un traffico notevole, oltre, mi verrebbe da dire, anche le questioni relative alla sicurezza che a mio parere dovranno essere affrontate per quel quartiere, l'inceneritore, la tangenziale, quindi cerchiamo di non demotivare l'attività che un consigliere porta con passione, anche se viene dalla minoranza, questa non è polemica, ma una presa di posizione, quindi io mi associo totalmente a quanto ha chiesto il consigliere Di Stefano e spero, mi auguro che l'amministrazione voglia dedicare a quei quartieri l'attenzione che meritano anche per quanto riguarda la collocazione di centraline per monitorare l'aria. Grazie al consigliere Caponi. Posso rispondere? Consigliere Romaniello, lei è già intervenuto in questa mozione. Non è previsto il secondo intervento. Per fatto personale? Alla fine. Alla fine per fatto personale. Se non ci sono più interventi, no, mi scusi. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Prego.
Grazie Presidente. Questa mozione ci trova favorevoli, sia per quanto detto prima rispetto al discorso del campo di Via Manin. Abbiamo proprio nel nostro intervento fatto presente che la centralina che c'è qua fuori forse è collocata nel posto sbagliato della città, forse il traffico che c'è qui in centro non è lo stesso che c'è fuori. A maggior ragione la risposta che l'assessore ha dato al consigliere Vavassori rispetto ad un'interrogazione che è fondamentalmente propedeutica a questa mozione ci ha dato un inizio di risposta. Speriamo che l'intenzione da parte dell'amministrazione sia quella di portare avanti la fattibilità di un progetto, visto che è ARPA poi alla fine l'ultimo ente che dovrà decidere se installare o meno una centralina di controllo dell'aria nell'area suggerita dal consigliere Di Stefano, non vedo perché non proporre una mozione richiedendo questa cosa. Grazie. Grazie. La parola alla consigliera Landucci. Prego. Io credo che forse convenga adesso semplificare e arrivare ad una decisione. La votazione sarà, immagino, favorevole, ma non credo che dobbiamo ridare, l'assessore Iannizzi ci debba rispiegare tutto quello che ci ha ampiamente spiegato 2 ore fa, perché casualmente le due cose si sono accumulate, perché l'assessore Iannizzi ci ridirà che secondo l'ARPA ci sono abbastanza centraline, allora cioè, ci ha già spiegato tutto, cerchiamo di memorizzare quello che ci è stato detto. Dopodiché è chiaro che la mozione avrà il voto favorevole e la facciamo finita, però, perché non vorrei risentire tutto il discorso dell'assessore Iannizzi. Ecco, perché cioè, altrimenti veramente diventa un giochino delle parti non particolarmente divertente, insomma. Ha chiesto la parola il consigliere Nostra. Ne ha facoltà, prego. Sì, dunque io premetto subito che sono favorevole a questa richiesta, ma sono favorevole non da questa sera, favorevole alla scorsa consigliatura, avendo accennato che secondo me era corretto e coerente in una città come la nostra avere più centraline, se possibile magari una centralina mobile, perché è vero il quartiere 5 così denominato è sicuramente un po' più incriminato sotto il punto di vista dell'inquinamento rispetto ad altri, però la situazione anche in altri quartieri in certi orari del giorno non è sicuramente il massimo. Io continuo a proporre e propendere per cercare di portare avanti un discorso di ZTL o di car sharing a San Giovanni. Mi auguro che queste idee vengano prese in considerazione in futuro senza arrivare alla saturazione completa dell'aria. Grazie. Grazie consigliere Nossa, ha chiesto la parola il consigliere Vavassori. Ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Chiaramente la mozione mi trova favorevole anche in virtù dell'intervento posto all'inizio della seduta della mia interrogazione, quindi anche alla richiesta appunto di tenere alta l'attenzione. Ci terrei però a sottolineare che il fatto che questa amministrazione abbia cominciato proprio il suo mandato incontrando per ben 2 volte in 2 assemblee pubbliche gli abitanti del quartiere di Cascinagatti mi fa anche dire che probabilmente già l'amministrazione comunale ha un'attenzione verso quella fetta di territorio e che assolutamente non se ne sta dimenticando. Per cui, ripeto, favorevole a questa mozione, però preciso anche che l'amministrazione ha ben chiaro ad oggi il problema del quartiere. Grazie. Grazie. La parola alla consigliera Antonioli. Prego. Grazie signor Presidente. Allora noi siamo favorevoli per quanto riguarda questa mozione e chiediamo di fare comunque richiesta all'ARPA per avere la centralina. Volevo far notare comunque che questa amministrazione, a differenza di quanto diceva prima il consigliere Caponi, è attenta ai quartieri, è attenta ai quartieri periferici, dal momento che mezz'ora fa abbiamo appena votato una delibera dove andiamo a migliorare una parte del quartiere 5, e proprio la parte del campo Manin. Grazie.
Grazie alla consigliera Antonioli. Se non ci sono più interventi, darei la parola all'assessore Iannizzi per delle precisazioni. Prego. Bene, sì. Come ha detto prima la consigliera Panducci, effettivamente insomma, il discorso è molto simile, quindi non starò a ripetere insomma, tutti ovviamente i contenuti appena ripetuti, poi mi fanno segno di tagliare, quindi anche se non ho il dono della sintesi tenterò di essere sintetica. No, chiaramente insomma, come ho detto prima, sicuramente l'attenzione al quartiere per noi è importante. Quello che posso dire è che vista comunque la richiesta e l'attenzione che di fatto è molto viva insomma, sul quartiere e che condividiamo assolutamente, faremo un'ulteriore richiesta ad ARPA per capire se per caso insomma, ha deciso di cambiare idea e di mettere la centralina, tenuto conto di quello che ho già detto prima, non lo ribadisco, ecco, quindi comunque come dire, partiamo già da quello che c'è, che è successo, rifaremo la richiesta ad ARPA. Grazie all'assessore Iannizzi. A questo punto procediamo con la dichiarazione di voto su questa mozione. Gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosta. Grazie Presidente, favorevoli. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevoli. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci. Così favorevole. Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi. Grazie Presidente, favorevole. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente. Quando parlavo di attenzione ai quartieri, mi riferivo in termini oggettivi. Qua stiamo parlando di un intervento sul campo Manin che non credo possa essere qualificato come un'attenzione ai quartieri come intendevo io. È un atto dovuto grazie all'intervento di una società sportiva che si interessa di riqualificare la zona. Detto questo, favorevoli. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevole. Grazie. Allora, come dicevo prima, noi siamo favorevoli nel fatto che venga fatta la richiesta all'ARPA. Io adesso non voglio entrare più in questa diatriba fra i quartieri, non quartieri, però ultimamente al partito dal quartiere 5 vengono fatte diverse attività, diverse proposte, tant'è vero che è stato fatto anche un'iniziativa, un contributo per quanto riguardano gli orti. Quindi non mi sembra che in questo periodo, dopodiché discutiamone, io non ho nessun problema sul fatto di dire delle periferie, dei quartieri, eccetera, però piacerebbe anche sentire qualche volta che ci sono delle cose positive che vengono fatte. Grazie. Grazie. Quindi sottopongo a votazione la mozione numero 3 presentata dal consigliere Di Stefano. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Il Consiglio approva all'unanimità. Su questa delibera ha chiesto la parola il consigliere Romaniello per un fatto personale. Prego. No, allora voglio dire semplicemente questo. Io non mi permetto di insegnare il mestiere a nessuno e non mi permetto di sminuire il lavoro di alcuno. Questo sia chiaro. Io ho fatto 10 anni nel consiglio di quartiere Cascinagatti a parlare anche delle centraline. Ho capito che le centraline non le installa il comune, le installa l'ARPA. Abbiamo parlato anche con l'ARPAP in questi 10 anni e io ogni mattina apro la finestra e me lo respiro l'inceneritore. Quindi voglio dire, facciamo le mozioni ma facciamole con cognizione di causa, scegliendoci l'interlocutore giusto. Grazie consigliere Romaniello.
Allora andiamo avanti con la mozione numero 4, presentata dal consigliere Nossa, relativa alla dichiarazione anticipata di trattamento. La parola al consigliere Nossa, prego. Io propongo a tutto il Consiglio di fermarci o almeno di non trattare questa mozione, perché è una mozione che sicuramente riguarda la sensibilità di ognuno di noi e quindi molte persone avranno qualcosa da dire ed è corretto che sia così, perché tocca l'animo più che il pollice o l'indice con cui voteremo. Quindi secondo me è corretto prenderci più tempo, ponderare gli interventi e discuterne in maniera pacata e civile la prossima volta. Io sono del parere che in mezz'ora questa mozione non si riesce a votare o arrivare a una conclusione corretta. Quindi o si passa a quella successiva se il regolamento lo consente o ci fermiamo qui. No, mi scusi, visto l'orario anche la prossima magari è importantissima, e non so, quindi io direi, se siamo tutti d'accordo, di chiudere il consiglio, perché siamo vicino all'orario, non manca molto, e riprendere il consiglio, anzi c'è i capigruppi per mercoledì, vi ricordo a tutti di trovarci mercoledì alle 7. Grazie e buonasera a tutti.